Queste lame hanno angoli dentellati per semplificare la tua esperienza di taglio. L'attacca sul bordo anteriore aiuta a separare le lame durante la produzione, mentre l'attacca sul bordo posteriore facilita lo scorrimento della lama e l'attacca sul davanti aiuta a individuare le sezioni inutilizzate della lama. Un piccolo indicatore visivo per semplificarti la vita. Per quanto riguarda le lame argentate e nere, sono entrambe fatte dello stesso materiale. Tuttavia, le lame nere sono più affilate e adatte per tagliare materiali duri, mentre le lame argentate offrono un equilibrio tra potenza e durata. Se vuoi un taglio più incisivo, scegli le lame nere. Quasi dimenticavo, l'unica cosa è che queste lame non sono fatte per tagliare il cibo. Hanno un rivestimento di olio antiruggine che non è sicuro per l'uso umano. Questo non ti fa pensare a quando eri bambino? Ricordo che mia nonna aveva dei cuscinetti per spilli a forma di pomodoro come questo, e a volte sembravano più un'insalata con un po' di peperone qua e là. Che tu ci creda o no, questa insalata ha uno scopo. Il pomodoro tiene gli spilli in ordine, mentre il peperone li mantiene affilati. Quei peperoni sono pieni di sabbia che aiuta a mantenere gli spilli aguzzi. E non solo sabbia, anche i gusci di noce schiacciati possono essere usati per mantenere gli spilli in condizioni perfette. Guarda questo coltellino svizzero e il suo piccolo gancio. È un po' un mistero, ma è molto utile. Ho contato almeno quattro diverse applicazioni. Una, puoi usarlo per trasportare ogni tipo di roba ingombrante, come l'attrezzatura da campeggio o pacchi pesanti. Due, hai bisogno di torcere qualche filo o giocare con i nodi? Il gancio risolve il problema. Tre, questo gancio può salvarti da cerniere testarde, come quella della tua valigia. 4. È fantastico per fingere di essere la versione economica di Capitan Uncino. Se conosci altre applicazioni, fammele sapere nei commenti. Utenti Apple, con questa funzione non avrete più sorprese con il bucato. Scommetto che almeno una volta nella vita ti è capitato di lavare i vestiti che tirati fuori dalla lavatrice sembravano fatti su misura per il tuo gatto. La fotocamera del tuo iPhone può tradurre quegli strani simboli per il bucato. Ci sono però due requisiti. Devi avere iOS 17 e il tuo telefono deve essere in inglese. Scatta una foto dell'etichetta e vai nell'app foto, controlla così i dettagli dell'immagine. Tutto sarà automaticamente decodificato e spiegato. Molti tostapane sono dotati di pratici vassoi raccogli briciole rimovibili sul fondo. È estremamente importante pulire bene questi vassoi di tanto in tanto per mantenere il tostapane in perfette condizioni ed evitare potenziali rischi di incendio. Basta estrarlo, scuotere via le briciole e il gioco è fatto. Dove scuoterle dipende da te. Quei piccoli scomparti sulla pompa di benzina non sono soltanto decorativi, sono lì per tenere il tappo mentre fai il pieno. Questa comoda caratteristica mantiene tutto in ordine e previene qualsiasi fuoriuscita o goccia sulla maniglia. Addio brutte esperienze di rifornimento e benvenuta a una pompa più pulita. Inoltre, l'intero processo diventa più comodo ed efficiente. Scommetto che il tuo forno a volte diventa così unto e sporco che puoi persino sentirlo lamentarsi. Scherzo. So che sei una persona ordinata. Comunque, se stai cercando un modo per migliorare la pulizia della tua cucina, ecco un consiglio. La maggior parte delle porte dei forni ha pratiche chiusure che ti permettono di rimuoverle per una pulizia più facile, risparmiando fatica alla tua povera schiena. Quando scoli gli spaghetti o le patate, non serve trasferire tutto in uno scolapasta nel lavandino. Basta mettere lo scolapasta direttamente nella pentola, tenerlo fermo e versare il liquido. Ti rende la vita molto più semplice, specialmente quando vuoi salvare quell'acqua amidacea per altre ricette. Diciamo che hai trovato questo gioiello in un negozio di articoli usati. Ha visto giorni migliori, essendo stato usato come posacenere, ma ora decidi di dargli nuova vita. Ecco come farlo brillare di nuovo. Prepara una soluzione con acqua bollente, bicarbonato e sale da cucina in una ciotola foderata con carta d'alluminio. Lascia il pezzo in ammollo per circa 15 minuti e ripeti questo processo 3 volte. Tra un ammollo e l'altro strofina delicatamente le macchie difficili con un panno in microfibra. Dopo l'ultimo ammollo asciuga il pezzo e applica un po' di dentifricio, bicarbonato e acqua ossigenata. Lucida via ossidazioni residue con un panno in microfibra pulito e asciutto. Sciacqualo e il tuo pezzo brillerà come uno specchio.
Queste scatole di fogli d'alluminio hanno delle pratiche linguette sui lati che rendono super facile prendere un foglio senza alcun problema. È un piccolo dettaglio che rende l'uso del prodotto un gioco da ragazzi e garantisce l'esperienza sempre piacevole. Gli apriscatole manuali spesso sono dotati di una pratica funzione integrata, ossia un apribottiglie. È come avere due strumenti in uno. Ma sapevi che questo apribottiglie ha in realtà un'altra funzione utile? Può aiutarti ad allentare i barattoli difficili da aprire. Basta sollevare leggermente il coperchio in un paio di punti con l'apribottiglie e poi vedrai come si svita facilmente. Ho appena scoperto che, a quanto pare, dovresti conservare la prima e l'ultima fetta di pane affettato per ultime. Quei pezzi finali aiutano a mantenere tutto il pane fresco più a lungo e non dovresti mangiarli finché non hai finito il resto del pane. Quindi la prossima volta che fai un panino, conserva quelle fette di pane fino alla fine. Anche mangiare il pane necessita di strategia. Guarda quelle leve blu sul ripiano superiore della tua lavastoviglie. Ero curioso anche io e ho scoperto che in realtà sono spruzzatori per bottiglie d'acqua. Aiutano a garantire che le tue bottiglie vengano pulite e risciacquate a fondo durante il lavaggio. La maggior parte degli sbucciatori di verdure hanno quei piccoli accessori in cima per rimuovere gli occhi dalle patate. Ecco un consiglio. Puoi usare gli sbucciatori in entrambe le direzioni per sbucciare più velocemente, ma la maggior parte delle persone si limita a una sola direzione. Quando usi la senape, assicurati di aprire completamente il tappo della bottiglia fino a sentire un click. In questo modo il tappo rimarrà ben fermo e non ti darà fastidio mentre versi la senape sul cibo. È un passaggio semplice che può rendere la tua esperienza con i condimenti un po' più piacevole. Hai mai notato quel piccolo foro sul manico della tua pentola o padella? Beh, non è solo decorativo. Puoi usarlo come comodo supporto per le tue forchette e i tuoi cucchiai. La prossima volta che sei ai fornelli, metti i tuoi utensili in quel pratico forellino e tienili sempre a portata di mano. Un promemoria per ricordarti di cambiare la direzione del ventilatore a soffitto in base alle condizioni meteorologiche e di dargli anche una bella pulita. So che a molti è utile invertire la direzione del ventilatore semplicemente azionando un interruttore per le diverse stagioni, quindi questo è solo un'amichevole promemoria per farlo, spingendo l'aria calda verso il basso e tirando quella fredda verso l'alto. Quando ti gusti una pizza, strappa la parte superiore della scatola e usala come piatto. Puoi anche dividere la scatola a metà e piegarla per conservare gli avanzi per dopo. E questo è tutto per oggi. Cosa? Vuoi sapere altri fatti interessanti? Certo, ma dovrai iscriverti e attivare la campanella per vedere tutti gli altri video. Sto aspettando, fa pure! Ogni anno vengono prodotti più di 40 miliardi di Oreo. È il biscotto più popolare al mondo. Il disegno geometrico impresso su questi biscotti ha il logo di Nabisco, simbolo della qualità europea, che circonda la parola Oreo. Il disegno del biscotto che vediamo oggi l'ha creato William Turnier nel 1952. Col progresso della tecnologia wireless, i jack delle cuffie potrebbero diventare obsoleti. Ma se ne hai mai visto uno, potresti aver notato gli anelli alla base della spina. Un anello significa riproduzione di un solo suono. Due anelli rappresentano il suono stereo nell'orecchio destro e sinistro, mentre tre anelli significa che ci sono uno stereo e un microfono incorporati. Gli iconici anelli arancioni, rossi, viola, gialli e verde lime dei cereali Fruit Loops nascondono un segreto. I colori non rappresentano ognuno un gusto di frutto diverso. In realtà, hanno tutti lo stesso sapore, costituito da un mix di tutti i sapori. Insomma, i colori servono soltanto per fare scena. La E nel logo Dell's è ad angolo perché il fondatore Michael Dell voleva che la sua tecnologia rivoluzionasse il mondo. Le bussole usano i magneti per indicare il polo nord, ma in realtà non è affatto il nord. Il polo nord delle bussole punta verso il nord perché nord e sud si attraggono. Il polo magnetico sud della Terra è vicino al nord geografico, mentre il polo nord è vicino al sud geografico della Terra. Sei confuso, vero? Quelle piccole macchie rosse che a volte si vedono dopo aver rotto un uovo non sono niente di cui preoccuparsi. Può accadere che alle galline si rompano dei vasi sanguigni mentre depongono le uova. Da qui le macchie. Le uova con queste macchie si possono mangiare senza problemi, ma le macchie possono anche essere rimosse se lo si vuole. Il sapore dell'uovo non cambierà. Ok, questo mi conforta. Ketchup è una parola presa da molte culture come quella cinese, malese e indonesiana. Originariamente significava salsa di pesce in salamoia.
Anche l'ortografia ketchup è accettabile e usata. Tuttavia il modo più comune di scriverla al giorno d'oggi è ketchup. Il logo di Airbnb non è una graffetta piegata come potrebbe sembrare. Belo, abbreviazione di belonging, appartenenza, significa molto di più. C'è la testa di una persona, il simbolo della località, e un cuore per l'amore. Tutti uniti insieme formano la A di Airbnb, ma anche un simbolo di appartenenza. Il colorante alimentare E120 o rosso naturale 4, noto anche come carminio, è ricavato da piccoli coleotteri. È stato usato per colorare qualsiasi cosa, da torte e caramelle fino alle bevande. Anche la lucentezza delle caramelle viene dagli insetti. Questa volta è la cocciniglia della lacca che secerne una sostanza che viene raschiata dagli alberi per essere trasformata in gomma lacca essiccata, che conferisce così quell'aspetto lucido. Il logo di Mozilla Firefox non è affatto una volpe che abbraccia la terra. È un panda rosso! Il nome Firefox è la traduzione inglese del nome cinese. I coperchi dei tombini delle strade sono tondi per ragioni di sicurezza. Nelle civiltà del passato come l'antica Roma, i tombini erano lastre di pietra di forma quadrata, il che causava non pochi incidenti. Se non erano posizionati correttamente, questi coperchi quadrati potevano scivolare nel foro in diagonale. Oh oh. Usare una forma tonda ovviò al problema. I tombini non scivolavano più dentro al buco perché non ci sono angoli. Un pomodoro non è una verdura, ma un frutto. Gli alberi di banane non sono affatto parenti delle palme e degli alberi. È una pianta erbacea perché non forma tronchi legnosi come quelli degli alberi. Al contrario, forma un fusto succulento come la citronella o il suo cugino lo zenzero. Puoi chiamarle anche bacche. I colori del Golden Gate Bridge non dovevano essere rosso e arancione come lo vediamo oggi. Originariamente doveva essere di molti altri colori, come nero con strisce gialle o anche bianco e rosso, per renderlo visibile alle navi e agli aerei di passaggio, specialmente nelle nebbie frequenti di San Francisco. Ma quando l'acciaio arrivò coperto da un primer arancione che lo proteggeva dalla ruggine, l'architetto preferì questo colore e così è rimasto. Le gambe dietro alle tastiere non sono progettate ergonomicamente per agevolare il polso. Usarle per troppo tempo può stancare i polsi e causargli dolore, oltre a rallentare la digitazione. Le gambe a cerniera sono lì soltanto per aiutarti a vedere meglio le lettere e i numeri se non sai come digitare senza guardare. Il colore dei peperoncini non rivela niente del loro sapore e piccantezza. Più un peperoncino è piccolo, più è piccante. Il piccante non proviene dai semi come si crede, ma dalle membrane bianche che li contengono. Nel logo del Toblerone, nascosto nella montagna, c'è un orso in piedi sulle zampe posteriori, in procinto di divorare quel cantante di yodel laggiù. No, scherzo! Questo perché gli orsi sono molto importanti a Berna, una delle più grandi città della Svizzera, dove il fondatore ha creato questo triangolo di cioccolato. Toblerone è anche un gioco di parole tra il nome della famiglia del fondatore, Tobler, e la parola italiana torrone. Lo spazio sotto ai contenitori di noodles serve a proteggerli durante il trasporto. Questa tecnica è chiamata sospensione centrale. E non solo sono protetti meglio nel contenitore, ma si ammorbidiscono. Forse hai pensato che i fori sulle penne non hanno uno scopo, invece non è così. Si chiama sistema di ventilazione e aiuta l'inchiostro a scorrere più facilmente. In questo modo si crea una quantità uniforme di pressione dell'aria all'interno e all'esterno della penna, permettendo all'inchiostro di fluire facilmente fino alla punta. Uno dei loghi più conosciuti nel mondo del ciclismo ha un elemento nascosto. All'interno della scritta Tour de France, nella O, nella U e nella R si nasconde un ciclista. Le staffe metalliche in cima agli erogatori nelle stazioni di servizio sono di quella forma perché servono in caso di incidenti. Se qualcuno si dimentica accidentalmente che l'erogatore è ancora dentro il serbatoio del gas e parte, le staffe magnetiche si separano senza danneggiare la pompa di benzina. Il logo di Wendy's è ispirato alla figlia del suo creatore, Dave Thomas. Ma ci sono altri segreti. Sul colletto di Wendy c'è scritto Mom, mamma. Anche se non era intenzionale, ormai è diventato il simbolo di un'atmosfera familiare che negli altri ristoranti non si trova.
Trovare la corsia giusta per uscire dall'autostrada non sempre è facile, soprattutto se sei in un paese straniero. Presta attenzione al lato della strada in cui si trovano i segnali di uscita, così da metterli nella corsia giusta. Alcuni dentifrici hanno un piccolo sigillo che deve essere rimosso prima di poterli usare. Invece di staccare lo strato di pellicola, il coperchio del dentifricio ha una piccola punta sulla parte superiore che serve proprio a fare ciò. I Tostitos hanno un simbolo segreto nascosto proprio nel mezzo della scritta. Le due T al centro del logo assomigliano a due persone che si godono i Tostitos su una ciotola di salsa. La ciotola di salsa rossa sarebbe il puntino della I. Una delle figure più riconoscibili al mondo, la Statua della Libertà, per 16 anni ha funzionato come un faro pienamente operativo. Tuttavia, la luce si vedeva a malapena persino da Manhattan. Nel 1901 fu destituita la sua funzione di faro. I turisti potevano visitare anche la torcia per godersi una vista mozzafiato della città. Ma un incidente, purtroppo, danneggiò la torcia della Statua della Libertà nel 1916 e da allora è stata chiusa al pubblico. L'etichetta non rimuovere per non incorrere in sanzioni sui materassi non si trova lì per il consumatore e non invalida la garanzia se la rimuovi. Nel 1900 i produttori creavano l'imbottitura con qualsiasi cosa, peli di animali, vecchi letti d'ospedale o vestiti. All'epoca non aveva importanza, per cui delle leggi severe hanno creato queste etichette per impedire che i materiali riciclati fossero venduti come nuovi. Buono a sapersi! Il simbolo della Toyota è qualcosa di più di una serie di anelli messi insieme. I tre ovali sovrapposti simboleggiano la fusione dei cuori dei clienti e di Toyota insieme. Il California Sushi Roll è fatto di alghe, riso, cetrioli, avocado e polpa di granchio. Ma non si tratta affatto di polpa di granchio in realtà. Il surimi è un'imitazione della polpa di granchio. È fatto di pesce bianco mescolato con zucchero al posto dei crostacei. Questa miscela di pesce viene poi riscaldata e pressata in quella forma. Il logo di Beats è solo una B minuscola all'interno di un grosso cerchio rosso. Il cerchio rappresenta una testa umana con la B che rappresenta le cuffie. I puntini neri intorno alla banda nera sui vetri delle auto sono fatti di smalto nero dipinto, che viene messo nel parabrezza durante la produzione. Bloccano i raggi ultravioletti e aiutano a distribuire le temperature tra il metallo ed il vetro. Ci sono 24 simboli nascosti nel logo Unilever. Vediamoli insieme, ok? Sole, colomba, pianta, scintilla, peperoncino, cucchiaio, ciotola, fiore, gelato, mano, capelli, labbra, vortice, pesce, vestiti, ape, particelle, imballaggio, trasformazione, onde, DNA, palme, cuore e ciclo virtuoso. Qualunque cosa sia. Questi simboli rappresentano tutto ciò in cui l'azienda crede e produce. DNA. Le mollettine per capelli sono progettate in modo che sul cuoio capelluto vada la parte a zigzag, non quella piatta. Questo dà una maggiore presa sui capelli e sulla pelle, di modo che la mollettina rimanga fissata più a lungo. Dunque, hai fame, ma non così tanto da mangiare un pasto di tre portate? Che ne dici di noodles istantanei? Ah, l'acqua bolle, la pancia brontola? Ma c'è un problema. Il contenitore in polistirolo è rotto e i noodles sono esposti all'aria. Aspetta, c'è uno spazio sul fondo della tazza? Perché? Quello spazio serve a proteggere i noodles. Non è un tentativo dell'azienda per risparmiare o fregarti. Ci hai mai fatto caso che i noodles in tazza sono sempre integri, mentre quelli nelle confezioni di plastica sono rotti? La tecnica che usano si chiama sospensione centrale. I noodles sono imballati ermeticamente per evitare che vengano schiacciati durante il trasporto. Non si tratta solo di tenerli belli intatti, serve anche a far sì che si cuociano uniformemente. L'alito cattivo non è il massimo, ma fortunatamente c'è un modo semplice per sbarazzarsene. E scommetto che eri convinto che il colluttorio fosse stato inventato per... lavarsi i denti. Invece, il colluttorio è stato originariamente inventato e venduto come detergente per pavimenti. Veniva venduto agli ospedali come antisettico. Non ha mai preso molto piede, però. Poi, qualche genio del marketing lo ha ribattezzato colluttorio e il resto è storia. Quindi, dopo aver sciacquato la bocca, ricorda che il rebranding è una cosa seria. È difficile immaginare un mondo senza internet. Niente streaming, niente giochi online o immagini di adorabili gattini.
Ok, non è quello per cui è stato progettato, ma a chi importa? Il prototipo era chiamato ARPANET o Advanced Research Project Agency Network. Era una macchina molto delicata e per evitare che venisse spenta, uno scienziato ci ha incollato un pezzo di carta con queste parole. Questa macchina è un server, non spegnere. Scritto con inchiostro rosso, non male. Scarabocchiare sui margini del quaderno non è una novità, solo che i margini non sono stati aggiunti per questo. Erano una protezione contro i topi. In passato i topi mangiavano la carta, quindi se avessi scritto qualcosa sul bordo, sarebbe finito nella loro pancia. Un paio di righe lungo i bordi impedivano ai compiti di essere divorati. Ehi, non mi fa più questa pizza. È ora di mettere via gli avanzi. Fortunatamente ho un sacco di pellicola trasparente. Un piccolo strattone e il rotolo è venuto tutto fuori. Se guardi la confezione della pellicola, quella lunga e sottile scatola, c'è una caratteristica speciale che può aiutarti. Una linguetta di cartone su ciascuna estremità. Spingile dentro e la pellicola non andrà da nessuna parte. Strano che non ci abbia mai fatto caso. È l'ora di pranzo. Mi va un bel California Roll. Alghe, riso, cetrioli, avocado e polpa di granchio. O no? In realtà è un'imitazione della carne di granchio. È semplice pesce bianco mescolato con zucchero. La miscela viene riscaldata e pressata per darle forma. Buono! Forse è per questo che si chiama hot dog del mare. Nah, me lo sono appena inventato. Il tuo microonde ha un segreto bello evidente, ma a cui nessuno fa caso. Quella reticola nera che vedi sulla porta si chiama gabbia di Faraday. Impedisce all'energia elettromagnetica o alle microonde di fuoriuscire. E beh, di cuocerti. È così che riscalda il cibo velocemente. Ogni microonde deve averne una e possono variare in qualità. La gabbia di Faraday può persino interrompere i segnali del tuo cellulare, che credo sia utile. Ehi, mica vuoi che i tuoi popcorn aspettano di scoppiare per rispondere a una chiamata, no? La modalità aereo sarebbe preferibile, però. Hai mai fatto un test del QI pensando di essere un piccolo Einstein? Beh, nemmeno io. Il QI medio è solo 100. In più, non ci sono prove che Einstein abbia mai fatto il test. All'inizio le persone pensavano che il test fosse troppo vago per essere veramente utile. Era stato progettato per i bambini che avevano bisogno di aiuto con lo studio. In seguito capirono che poteva essere adattato per misurare il quoziente intellettivo. Ma non era stato progettato per quello. Ehi, hai mai fatto scoppiare il pluriball? Non sai cosa ti sei perso. E hai indovinato, non è stato pensato per quello o per come lo usiamo oggi. È stato inventato come carta da parati. Sigillando insieme due tende da doccia, hanno creato i primi pluriball. Ma ovviamente l'idea non è mai decollata. Dopo aver fallito come carta da parati, ha trovato il suo vero scopo. Può proteggere gli oggetti delicati. Quando i primi computer furono imballati e spediti, il pluriball era lì per aiutare. Immagina una casa con la carta da parati pluriball. Ti piace o no come idea? Fammi sapere nei commenti. Se possedessi una delle più grandi aziende al mondo, che vende uno dei prodotti più conosciuti sul pianeta, come manterresti il segreto della sua ricetta? La formula della Coca-Cola non è mai stata brevettata. La prima ricetta sì, ma per quelle con le successive modifiche nessun brevetto è mai stato depositato. La formula segreta è ancora conosciuta solo da poche persone nell'azienda. Non solo, ma il rivale numero uno della Coca-Cola non vuole la ricetta. Nel 2006 un dipendente scontento ha cercato di vendergli il segreto. Ma non ha funzionato. Ehi, da un'occhiata al tuo materasso. Vedi quell'etichetta non rimuovere punibile dalla legge? Deve essere una cosa seria. Buone notizie però, quell'etichetta non è stata messa lì per te, è per i rivenditori di materassi. 100 anni fa circa, i produttori di materassi realizzavano le imbottiture con qualsiasi cosa. Peli di animali, vecchi letti d'ospedale o vestiti. Così una legge proibì severamente l'uso di vecchi letti d'ospedale. Quei materassi erano pieni di germi. Ora, in una giornata di pioggia, la plastilina può essere fatta in casa. Ti basterà mescolare farina, acqua, sale, colorante alimentare e BOOM! Con un po' di creatività potrai divertirti per ore. Economica, pulita, atossica, la perfetta pasta modellabile. Ma originariamente non è stata creata per giocarci. Negli anni 30 serviva per pulire i muri. Questo perché la carta da parati andava molto di moda e non si poteva lavare con acqua e sapone. Col tempo la plastilina si è dovuta reinventare.
Dunque, hai appena finito di mangiare un lecca lecca e hai notato un buco nel bastoncino? Questo buco non è lì solo per bellezza o per fare da strumento musicale. È lì per evitare che quella gustosa dolcezza cada. Quando il lecca lecca è ancora caldo, viene versato in uno stampo. Mentre si indurisce, la caramella scorre nel buco e crea una specie di ancora. Non ti piacciono i lecca lecca? Che ne dici dei cari vecchi orsetti gommosi americani? Beh, non sono affatto americani, sono tedeschi. Un'azienda tedesca iniziò a produrli nel 1922. Il nome originale era Gummi qualcosa. Comunque sia, si sono ispirati a dei veri orsi danzanti che si esibivano durante gli spettacoli dal vivo. Alla fine, queste prelibatezze hanno fatto il giro del mondo. Ti sei mai chiesto a cosa servono quei piccoli dossi sui tasti F e J della tastiera? Queste piccole creste rialzate servono per aiutare gli indici a trovarsi nel punto migliore per digitare più in fretta. Tieni le dita su F e J, così è più facile raggiungere tutti i tasti, soprattutto se non guardi la tastiera. Ora, tutti amano gli Slinky. Sicuramente li avrei visti scendere le scale con una musica fantastica in sottofondo. Se è così, complimenti, sei proprio un fanatico di YouTube. Tutti l'adoravano quando è uscito, il che è pazzesco, perché non era stato pensato per essere un giocattolo. In realtà è una molla. Era stato originariamente progettato per stabilizzare dei dispositivi nautici sulle navi. Per niente divertente. Fino a quel fantastico giorno in cui uno è caduto da un tavolo ed è rimbalzato fino ai nostri cuori. Dopo molti esperimenti è nato il nuovo e migliorato Slinky. Date una medaglia a quegli scienziati! La piccola tasca nei tuoi jeans non è stata progettata per contenere spiccioli o chiavi. Originariamente era stata creata per riporre l'orologio da taschino. Non ne hai uno? Ma com'è possibile? Erano di gran moda intorno al 1890. Ma non è tutto sui cari vecchi jeans. Guarda intorno alle tasche e vedrai dei rivetti che sporgono. No, non sono un abbellimento del passato. Questi rivetti svolgono un ruolo cruciale. Aiutano a proteggere le aree sensibili dei jeans che sono maggiormente soggette ad usura. In passato, la maggior parte delle persone indossava i jeans per svolgere lavori pesanti. Quindi dovevano essere molto resistenti. E se vedessero che spendiamo più di 100 euro per un paio di jeans strappati, probabilmente sverrebbero dallo shock. Ok, so che sono un po' fredde al tatto, specialmente nelle gelide giornate invernali, ma lo sapevi che le maniglie delle porte in ottone servono davvero a uno scopo, oltre ad essere eleganti e lucenti? Essendo una lega di rame, l'ottone ha proprietà antimicrobiche, il che significa che può sbarazzarsi di germi e batteri nocivi, a volte in un massimo di 2 ore. Nelle aree molto affollate è utilissimo, ma dato che l'ottone è molto più costoso di altri metalli come il nichel e l'acciaio, non se ne vedono tante in giro. Rimanendo in tema di oggetti a più funzioni, la maggior parte dei cacciaviti ha un piccolo segreto. A volte si possono far scorrere attraverso una chiave inglese per creare più attrito durante la torsione, senza contare l'utilità per raggiungere posti scomodi. C'è un motivo per cui i bottoni delle camicie da donna sono per mancini e non ha nulla a che fare con la moda. Questa pratica risale ai tempi in cui le cameriere aiutavano le donne a vestirsi, quindi era più facile, stando loro davanti, avere i bottoni messi in questo modo. Questo orientamento significava ricchezza, motivo per cui sono rimasti così anche se ormai le donne si vestono da sole. La prossima volta che ricevi un pacco per posta, da un'occhiata al tuo taglierino. Se presenta alcune linee diagonali sulla lama, avrai un piccolo vantaggio. Queste lame si staccano. Se si usa il taglierino ripetutamente sul cartone, il bordo della lama potrebbe smussarsi. Per evitare di comprarne uno nuovo, puoi rompere la lama lungo la riga. Così avrai una lama affilata. Per farlo, controlla il piccolo foro alla base di questo strumento. Gli inventori di questa idea geniale erano ingegneri che si sono ispirati alla forma delle barrette di cioccolato. Aspetta un attimo, non buttare quella scatola di cartone. Molto probabilmente dentro ci saranno dei pacchetti di gel di silice, magari in fondo alla scatola. Questo gel asciuga e raccoglie umidità, quindi puoi tenere questi sacchettini per altre occasioni. Se ad esempio devi asciugare il telefono o qualche altro oggetto elettronico, puoi metterlo in un contenitore accanto al gel di silice per ridurre i danni. Non devi essere un meccanico per sapere quando devi sostituire le gomme, perché sono dotate di un indicatore. Da un'occhiata più da vicino e vedrai che sui battistrada all'interno dello pneumatico ci sono delle tacche di gomma.
Quando i battistrada sono a livello delle barre perpendicolari, è il momento di portare la macchina in officina, perché molto probabilmente le gomme hanno perso gran parte della loro trazione e la guida potrebbe non essere più sicura. Gli angoli superiori del parabrezza delle macchine hanno dei puntini neri. Questo componente aggiuntivo non è lì per motivi estetici. Si tratta di una speciale vernice di ceramica che protegge dai raggi UV. Inoltre nasconde e crea una superficie più ruvida per l'adesivo che fissa il vetro. Quando sali in macchina, da un'occhiata alla linguetta sotto allo specchietto retrovisore interno. Scommetto che non sapevi che serve a cambiare la vista da diurna a notturna. Lo fa grazie a un vetro prismatico per offuscare il riflesso e ridurre l'abbagliamento dei fari dietro di te nel traffico. Questi specchietti che si inclinano manualmente sono stati inventati negli anni 30, ma hanno preso piede negli anni 70. E dato che siamo in macchina, guardiamo un attimo i poggiateste. Molto probabilmente non sai che hanno uno scopo un po' nascosto. Naturalmente sono regolabili per ospitare passeggeri di qualsiasi altezza, per consentirgli il giusto supporto per la testa e il collo. La caratteristica nascosta è che si staccano e sono dotati di due barre di metallo molto solide. Se sei bloccato in macchina e hai bisogno di una fuga veloce, queste barre possono tornarti utili per rompere i finestrini dell'auto. Immagina di essere in giro e di ritrovarti improvvisamente in riserva. Quello che sto per descrivere sembra più un meme che una situazione reale destinata ad accadere. Ma che succede se hai così tanta fretta che parti con l'ugello del carburante ancora nel serbatoio? Bene, gli ugelli sono stati progettati per prevenire qualsiasi pericolo, sta tranquillo. Sono dotati di un dispositivo di rottura che consentirà al tubo di staccarsi quando viene estratto con sufficiente forza. Progettate inizialmente all'inizio del XX secolo per essere indossate esclusivamente dai giocatori di basket, le sneakers sono diventate ben presto uno dei capi fondamentali della moda, simili ai jeans e alle giacche di pelle. Se le guardi più da vicino, vedrai che hanno due fori in più di lato, simili ai fori per i lacci delle scarpe. Non solo quei fori servono a ventilare, ma permettono anche di creare fantasie creative con i lacci. Ammettilo, hai sempre pensato che le bacchette fossero unite alla fine solo per essere tenute insieme prima di venire usate? Potrebbe essere o non essere tutta la verità. A un esame più approfondito, queste posate orientali di legno presentano un'estremità di forma quadrata. Sono fatte così secondo un vecchio modello tradizionale, fatto apposta per poter rompere facilmente le estremità. L'estremità separata si può poi usare come blocco di appoggio per le bacchette, per mantenerle pulite nei vari utilizzi, perché così non toccano il tavolo o qualsiasi altra superficie. Le biciclette da donna hanno un design speciale che ha sia uno scopo storico che uno estetico. Di solito si pensa che il telaio inferiore è più basso per l'altezza media delle donne rispetto agli uomini. Ma questo è il motivo per cui i manubri SL sono più bassi. Per il telaio il motivo è un altro. Molto tempo fa, quando le donne indossavano gonne lunghe e abiti tutto il giorno, tutti i giorni, dovevano evitare che i loro abiti rimanessero impigliati nel telaio. E così sono state ideate biciclette con un telaio più basso, perfette per le donne e le loro esigenze dell'epoca. Il fatto che i dentifrici siano multicolore non è solo un bel modo per rendere più divertente l'igiene dentale. C'è un significato segreto legato a ciascuno dei colori, che risale agli anni 70, quando le persone hanno iniziato a interessarsi all'igiene orale e quindi cercavano prodotti che facessero altro oltre a pulire i denti. Un'azienda è stata pioniera in questo, aggiungendo il colluttorio al suo dentifricio, ovvero la striscia blu. Successivamente hanno aggiunto la striscia rossa, che conteneva ingredienti che mantenevano le gengive in salute. A proposito di dentifricio, controlla il tappo la prossima volta che apri un nuovo tubetto, perché troverai una piccola sorpresa. All'interno del tappo c'è una forma conica appuntita che serve a forare il sigillo del dentifricio senza tagliarti o rovinarti la manicure. Per non parlare del fatto che è più igienico, perché non ci entreranno germi o batteri. Sempre in tema igiene dentale, gli spazzolini da denti hanno una caratteristica nascosta nei motivi delle setole, che oltre a rendere lo spazzolino più fresco, hanno anche uno scopo pratico. La maggior parte degli spazzolini da denti ha un motivo di setole blu intrecciate a quelle bianche. Il colore blu è destinato a svanire e ti segnala il momento in cui dovresti sostituire lo spazzolino.
I dentisti dicono che gli spazzolini da denti dovrebbero essere sostituiti ogni 3 o 4 mesi, promemoria in caso te ne fossi dimenticato. Ti piace ancora giocare con i Lego? Non ti giudico, è un bel hobby per tutte le età. Guarda, sopra la testa dei Lego c'è un buco. Si tratta di una caratteristica di sicurezza progettata per prevenire i rischi di soffocamento. Infatti, se ingoiamo questo pezzo, ci si potrebbero bloccare le vie aeree. Quel foro, quindi, aiuta l'aria a fluire liberamente attraverso il pezzo, finché non potrà essere rimosso in sicurezza. Ora siamo abituati a ogni tipo di lampadina, tubolari, a forma di diamante, attorcigliate. Inizialmente le lampadine erano rotonde e quella forma aveva uno scopo. Dipendeva dal fatto che i bulbi di vetro venivano soffiati a mano, quindi venivano rotondi. La ragione pratica era che il filamento della lampadina doveva trovarsi alla stessa distanza dalla superficie della sfera di vetro. Il modo più semplice per raggiungere questo obiettivo era realizzare il vetro a forma di globo. Il cilindro all'estremità di un cavo ha un senso, per quanto inutile possa sembrare. In effetti è una perla di ferrite che permette di ridurre con molti cavi elettrici le interferenze elettromagnetiche. I cavi elettrici agiscono come antenne che trasmettono l'interferenza elettromagnetica. C'è un motivo per cui la ruota che gira all'interno del microonde è circolare. Un oggetto circolare distribuisce uniformemente il calore rispetto a uno rettangolare o quadrato. Quando metti contenitori di queste forme all'interno, l'energia si concentra sugli angoli piuttosto che essere distribuita uniformemente come in un contenitore rotondo. L'indicatore della temperatura sul tostapane serve a tostare il pane come lo preferisci, ma il suo altro uso più specifico serve a tostare vari tipi di pane. Il pane bianco e dolce si scalda molto più velocemente rispetto a quello integrale e di segale. Più il pane è vecchio, più tempo ci vorrà nel tostapane per raggiungere quella doratura che stai cercando. La maggior parte dei forni ti permette di tenere lo sportello socchiuso quando ci cuoci qualcosa dentro. Forse pensi che l'obiettivo sia far raffreddare il forno dopo l'uso. In realtà il suo scopo è quello di far cuocere meglio la parte superiore del piatto e garantire uno strato croccante. Controllando l'accumulo di calore e vapore che vengono rilasciati grazie allo sportello leggermente socchiuso, otterrai il risultato desiderato senza cuocere troppo tutto quanto. Probabilmente avrai notato che la tua lavastoviglie ha aree specifiche per diversi tipi di posate e stoviglie. Ma le stoviglie andrebbero rivolte tutte verso il centro e non nella stessa direzione. I piatti vanno posizionati sugli scaffali anche in base al cibo che ospitavano. Dato che la parte centrale della macchina riceve uno spruzzo più forte, i piatti con macchie di carboidrati, pomodori e patate dovrebbero essere messi lì. Il detersivo si concentra maggiormente sull'esterno durante la pulizia, creando una detersione simile a una cascata. Ecco perché le macchie a base di proteine, come ad esempio le uova, dovrebbero essere rivolte in quella direzione. I ventilatori a soffitto spingono l'aria fresca verso il basso quando fa caldo, facendo circolare l'aria nella stanza. Ma possono servirti durante l'inverno in modo altrettanto efficace se premi l'interruttore sul lato o usi la puleggia. Quindi se vuoi risparmiare sul riscaldamento e provare a riscaldare rapidamente la tua stanza in una giornata fredda, accendi la ventola. Spingerà l'aria verso l'alto e diffonderà l'aria calda intorno, riscaldando in modo più efficace la stanza. Usi ancora i post-it anziché quelle app fantasiose che ormai sono ovunque. Benvenuto nel club. Qualunque sia il motivo per cui li usi, ti sarà capitato che ti si arriccino. Ecco, questo perché li hai staccati dal basso verso l'alto. Così si arricciano, mentre se invece li stacchi dal lato, rimarranno piatti e pronti a ricordarti le tue attività quotidiane. Sapevi che gli apriscatole sono stati inventati circa 50 anni dopo la diffusione dei barattoli di latta? E come si faceva quindi ad aprire questi barattoli? Nel caso in cui tu abbia perso l'apriscatola, ti servirà solo un cucchiaio di metallo. Appoggia la lattina sul bancone, tienila ferma e afferra saldamente la testa del cucchiaio. Applica la pressione e strofina energicamente i bordi della parte superiore della lattina su una piccola area. Ci vuole tempo, ma mentre sfreghi continuamente, si apre una piccola fenditura. Una volta che il foro è abbastanza largo per la punta del cucchiaio, fai leva verso l'alto e continua lungo i bordi fino a quando non potrai finalmente accedere al pasto duramente guadagnato all'interno.
La maggior parte dei servizi igienici si basa sulla pressione dell'acqua e sulla gravità per funzionare, quindi un'interruzione di corrente non li interrompe. Ma se il tuo bagno ha bisogno di elettricità per funzionare, devi preoccuparti quando se ne va la corrente. La buona notizia è che l'elettricità viene usata solo per riempire il gabinetto e non per sciacquarlo. E dato che il meccanismo di risciacquo continuerà a funzionare, apri il serbatoio del gabinetto e versaci dentro qualche litro di acqua. Così potrai sciacquare tutto ciò che vuoi. I blocchi negli scarichi della doccia si verificano sempre alla lunga. È inevitabile. Perdiamo da 50 a 100 capelli al giorno e molti di loro prenderanno residenza nello scarico della doccia. I capelli costituiscono solo la base del blocco e questo attira l'accumulo di varie altre cose. Un grande trucchetto è usare l'aspirapolvere e mettere l'ugello nel foro una volta rimossa la spina. Applicare un panno umido attorno all'ugello assicurandosi che l'aria non possa fuoriuscire. Il vuoto risucchierà i blocchi molto più facilmente. Ciò contribuirà a evitare di spendere soldi in idraulico. D'altronde anche loro usano questa tecnica. Per far durare più a lungo le tue candele, taglia gli stoppini più volte e tienili il più lontano possibile da acqua e umidità. Garantirà che la cera della tua candela rimanga ferma e stabile e continui a bruciare più lentamente per un periodo di tempo più lungo. Lo spazio vuoto tra le lastre dello sportello del forno c'è per un motivo. Puoi infilarci una spazzola per pulire il vetro dello sportello. È facile accedere a questo spazio attraverso il fondo dello sportello. Apri il ripiano inferiore e poi spingi la spazzola nel foro. Se stai parcheggiando in un garage, potresti trovarti in difficoltà nel capire quanto sei vicino al muro. Non tutte le auto hanno sensori che ti assicurano di mantenere la giusta distanza prima che il paraurti tocchi qualche ostacolo. Appendi una corda con una pallina da tennis al soffitto alla giusta distanza per capire come parcheggiarti rispetto al muro. A tutti è stato detto di oliare i lucchetti con il WD-40 o lubrificante. Sì, sappiamo tutti che dovremmo averli in casa. Ma in caso contrario, un'ottima alternativa è disegnare con una matita grigia lungo i bordi della chiave e poi inserirla nella serratura. Continua in questo modo fino a quando il buco della serratura non è stato adeguatamente lubrificato e la chiave funziona senza intoppi. Le pinze tendono a danneggiarsi quando le usi per regolare i rubinetti e i soffioni e sono anche difficili da impugnare. Prendi un paio di pezzi dall'estremità di un vecchio tubo da giardino e attaccali alle ganasce della pinza. Avrai una presa di gran lunga migliore ed eviterai l'usura. Puoi trovare un ottimo reimpiego alla gomma scartata per diverse cose in casa. Quando sei stufo di stringere o allentare con un cacciavite, prova a usare un semplice elastico. Mettine una parte nell'impugnatura sulla vite e il cacciavite avrà una trazione molto maggiore. Spostare blocchi di cemento potrebbe farti male alla parte bassa della schiena. Anche con una carriola può essere rischioso posizionare il cemento a terra senza causare danni. Tre semplici tubi cilindrici possono fare la differenza, indipendentemente dalle dimensioni del blocco. Prova a sollevare il bordo sul primo tubo con un piede di porco e poi a spingere e manovrare mentre dirigi gradualmente i tre tubi verso la posizione desiderata. Assicurati solo di non farlo su un pendio. Il primo colpo su un chiodo può essere un grande successo, oppure può schiacciarti il pollice. Ecco, usa una forcina per tenere il chiodo in posizione. Così la tua mano è al sicuro e potrai colpire il chiodo senza paura. Usa un pastello anziché una penna o una matita mentre lavori con una sega bagnata per assicurarti che i segni non vengano rimossi. Saranno anche più facili da vedere sotto l'acqua torbida. Controllare gli scarichi sul tetto e capire quando vanno puliti può richiedere molto tempo. Usando del nastro adesivo, attacca uno specchio all'estremità di una lunga scopa e controlla se gli scarichi sono puliti. Per tenerti meglio in equilibrio mentre controlli le grondaie, attacca un paio di vecchie scarpe da ginnastica all'estremità della scala. La posizione della scarpa e la sua presa ti garantiranno maggiore sicurezza. Il mastice liquido normalmente viene venduto in tubetti grandi, ma è troppo da usare tutto in una volta. Le punte indurite del mastice liquido creano blocchi. Prendi un tappo di sughero usato e perforalo per creare un coperchio perfetto, nascondendo il mastice liquido. Ora è pronto per essere riutilizzato senza blocchi. Molti oggetti che abbiamo in casa nascondono una doppia natura. È infatti possibile utilizzarli per scopi diversi da quelli originali. Oggi esploreremo queste potenzialità nascoste, molte delle quali probabilmente ti sono sconosciute. Iniziamo a divertirci!
Molte forbici da cucina hanno un'area seghettata proprio nel punto in cui si incontrano i manici e le lame. Puoi usarla per separare le foglie delle erbe arbustive come il timo, il rosmarino o anche l'erba cipollina. Evitando di farlo a mano risparmierai moltissimo tempo. Se vuoi regalare delle rose e non hai un vaso, potresti usare le forbici per tenerle. Fai solo attenzione a dove punti l'estremità affilata. La linguetta di metallo delle bibite in lattina può essere girata e usata per infilare una cannuccia in modo da non doverla tenere ferma con la bocca. Questa linguetta a scatto ha sostituito le vecchie linguette ad anello inventate negli anni 60. Hai presente, vero? Le vecchie linguette erano affilate e rappresentavano un pericolo perché venivano spesso lasciate in giro. Spesso, quando si acquista un nuovo capo di abbigliamento, viene fornita anche una bustina di plastica con un bottone extra e un frammento di tessuto o dell'abito appena acquistato. Il tessuto può essere chiaramente usato per rattoppare i buchi, ma anche per testare gli effetti dei vari detergenti. Si può anche usare per testare i cicli di lavaggio prima di lavare l'intero indumento. Potresti anche usarlo per pulirti il naso, ma io non ti ho detto nulla. Il cacciavite è lo strumento ideale per fare leva quando hai problemi a sollevare o muovere qualcosa. Molti hanno un manico esagonale che si inserisce perfettamente in una chiave inglese. Il loro uso combinato aumenta il momento angolare e, di nuovo, offre una leva più efficiente, salvando le tue mani. Gli elastici possono essere utili in diversi ambiti, ma se hai una bottiglia difficile da aprire, puoi avvolgere l'elastico intorno al tappo per una presa migliore. Le scale mobili hanno quelle soffici spazzole nere ai lati per una ragione simile a quella per cui alcune hanno linee gialle sui gradini. Provano a dissuadere le persone dall'avvicinarsi troppo alle aree più pericolose. A volte i vestiti possono infilarsi nel bordo tra il gradino e la scala mobile. La spazzola è una piccola barriera che evita che questo accada. Allo stesso tempo cattura i pezzi di lanugine e impedisce che altri piccoli oggetti cadano negli spazi vuoti. Il tuo classico paio di jeans ha diverse caratteristiche che sono sia funzionali che sentimentali. I rivetti di metallo intorno alle tasche aiutano a tenere uniti i punti sottoposti alle massime sollecitazioni, assicurano una durata maggiore, ma non tutti i jeans li hanno. In molti è possibile trovare ancora un piccolo taschino proprio sopra la tasca principale. In origine era destinato a contenere un orologio da tasca. Quel tipo di orologi ormai sono una cosa del passato. In compenso però, molte persone usano ancora questo spazio per tenere monete, anelli o anche chiavi USB. Ti sei chiesto a cosa servono quelle tacche su uno pneumatico? Certo, aiutano a migliorare la trazione su strada, ma sono anche degli indicatori di consumo degli pneumatici. Se quelle tacche non sono più così profonde, anzi quasi a filo con la strada, è il momento di passare da un gommista. Uno pneumatico troppo consumato aumenta enormemente lo spazio di frenata dell'autovettura. Quei contenitori da asporto tipici dei ristoranti cinesi sono progettati non solo per portare il cibo a casa, ma anche per conservarlo in frigorifero. Forse non sai che possono funzionare anche come piatto da cui mangiare direttamente. Addio piatti sporchi! Sono stati brevettati nel 1894 per trasportare le ostriche appena sgusciate ed erano conosciuti come secchielli per ostriche. Più tardi furono adattati per essere usati come contenitori di cibo. In aereo ti sarà capitato di avere il posto vicino al finestrino. Sicuramente hai notato quei piccoli fori nel lato basso del finestrino. Sono chiamati fori di respirazione e no, non sono per te. Sono progettati per compensare la differenza di pressione dell'aria che si accumula tra la cabina pressurizzata e l'atmosfera esterna, specialmente ad alta quota. Rilascia anche l'umidità tra i vetri per evitare che si formi la condensa e ti impedisca di guardare fuori. Di contro non potrai disegnarci nessuna faccina. Questo oggetto venne introdotto per la prima volta nel 1956 da un'azienda giapponese. Bello, eh? I produttori si ispirarono alle sezioni delle barrette di cioccolato. L'importante è non confondere le due cose. Uno non ha un buon sapore. Ecco un metro a nastro. Quasi tutte le bobine hanno una fessura vuota all'estremità metallica. Prende il nome di nail grab perché si può prendere con le unghie o anche agganciare a un chiodo.
In questo modo sarà possibile misurare senza l'aiuto di qualcun altro che lo tenga in posizione. Ingegnoso! Le forcine hanno delle scanalature su un lato per tenere più fermi i capelli. Il lato dritto va verso l'alto, mentre le scanalature vanno verso la testa. Nei paesi anglosassoni si chiamano bobby pins per il taglio bob popolare negli anni 20, anche se quelle forcine sono state inventate nel XIX secolo. Il look è passato, ma le forcine rimangono. Mi raccomando, togliele prima di lavarti i capelli, perché non stanno bene attaccate alle dita. Avrai sicuramente notato sul parabrezza di un'auto dei puntini neri sfumati in bordi scuri. Probabilmente saprai che non sono un vezzo delle case automobilistiche. Si chiama frit e si tratta di una vernice ceramica. Il suo scopo è proteggere il finestrino dai raggi ultravioletti e creare una superficie ruvida che permetta una migliore aderenza. Se vedi un grumo rosa in un angolo, non toccarlo, potrebbe essere una vecchia gomma da masticare di qualcuno. Osservando la parte inferiore di un lucchetto, vedrai uno o due piccoli fori. Servono a far uscire l'acqua intrappolata all'interno, magari per la pioggia. Questo sistema di drenaggio in miniatura impedisce che il meccanismo si arrugginisca o si congeli se le temperature sono prossime allo zero. Allo stesso modo, con una serratura bloccata, è possibile lubrificare l'interno con un prodotto a base di olio e farla funzionare di nuovo. Se hai smarrito la chiave e non riesci ad aprire il lucchetto, potresti urlare in quei fori. Non si sbloccheranno, ma può aiutarti a sentirti un po' meglio. Se qualcuno grida in risposta, scappa! Alcune camicie hanno un anello di tessuto sul retro. Hai indovinato, serve per appenderle. Questi passanti sono apparsi per la prima volta sulle camicie dei marinai. In questo modo era più facile appendere le loro camicie al muro. Durante gli anni 60 nei college la moda più in voga richiedeva di indossare la camicia abbottonata fino in cima, il che rendeva difficile appenderla. Così i designer iniziarono a mettere questo cappio sul retro. Se lo studente lo rimuoveva significava che era in una relazione fissa, a meno che qualcuno non lo staccasse per scherzo. In quel caso tutti avrebbero chiesto il nome della fortunata. Ti sei mai chiesto perché le monete hanno quelle piccole creste lungo i bordi? È un residuo dei tempi passati, quando le monete erano fatte con metalli preziosi. I falsari potevano facilmente limare i bordi, accumulando la limatura e creando nuove monete per rivenderle come monete d'oro o d'argento e trarne profitto. Le creste sono state create in modo che fosse molto più facile dire quale moneta era stata alterata. Oggi non è più necessario, ma le monete hanno ancora quello stile inalterato. Se mai ti annoiassi davvero, potresti provare a contare quante creste ci sono. No, non farlo, è un'idea molto noiosa. Lascia perdere e guarda invece un altro video del lato positivo. Hai passato l'intera mattinata a fare commissioni senza fermarti mai un momento. Finalmente trovi il tempo per sederti a bere un caffè. Entri nella caffetteria più vicina, ordini e ti accorgi che devi andare in bagno. È un comunissimo bagno pubblico con diverse cabine. Scegli quale usare, quella al centro, entri e la tua mente inizia a chiedersi: perché mai le porte dei bagni hanno uno spazio di mezzo centimetro tra la porta e la serratura? E perché mai hanno anche un'enorme fessura tra la porta e il pavimento? Possiamo avere un rullo di tamburi, per favore? Beh, caro mio, non esiste solo un motivo per cui le porte dei bagni pubblici hanno così tante fessure, ma ce ne sono diversi. I bagni pubblici sono progettati per far sì che le persone vi trascorrano il minor tempo possibile. Non ci si deve sentire come a casa. Ecco perché il design di questi luoghi riflette questa idea. Lo spazio tra la porta e il pavimento, per esempio. In alcuni bagni gli spazi vuoti sono così grandi che gli utenti possono sentirsi in imbarazzo nel fare i loro bisogni. C'è sempre la preoccupazione di essere sentiti dalle altre persone in fila. Esiste poi la questione dei prezzi. Realizzare porte su misura può risultare una spesa importante per chi costruisce bagni pubblici. Bisogna prendere le misure esatte in modo che le porte si adattino sempre ai box in cui vengono installate. Non tutti gli spazi vuoti dei bagni pubblici hanno le stesse dimensioni. Possono variare anche se la variazione è minima e spesso impercettibile. Queste lacune contribuiscono a ridurre i margini di errore e a rendere la produzione più conveniente.
Nel caso in cui una porta risulti più larga o più stretta del dovuto, l'intercapedine regola le differenze e ne consente l'installazione. Non secondario è il problema della circolazione dell'aria. L'ultima cosa che si vuol fare in un bagno pubblico è intrappolare gli odori. Di conseguenza è necessario lasciare dello spazio sotto e tra le porte per consentire all'aria di circolare. Infine, gli spazi vuoti facilitano la sicurezza. Le persone all'esterno possono sempre vedere se qualcuno nel bagno non si sente bene e ha bisogno di aiuto. Che dire invece di quel foro nella parte superiore del lavandino? Ha persino un nome: troppo pieno. È progettato per evitare che il lavandino si allaghi. Nel caso in cui qualcuno lasci aperto il rubinetto per troppo tempo o il lavandino si intasi e l'acqua non riesca a defluire dal foro di scarico principale, il troppo pieno salverà la situazione. Ti farà guadagnare tempo prima di ritrovarti con il pavimento allagato. Quanta soddisfazione dà chiudere la portiera di un'auto? Le case automobilistiche dedicano molto tempo alla progettazione di queste componenti. Gli studi hanno dimostrato che i suoni emessi danno all'acquirente un senso di qualità. Tutto dipende dal materiale principale. Mentre le auto più vecchie erano realizzate con materiali più pesanti, oggi le portiere sono prodotte con leghe più leggere, ma che producono un suono metallico piuttosto sgradevole alla chiusura. Per questo le case automobilistiche si servono di ingegneri del suono in grado di calcolare l'esatta distribuzione di materiale fonoassorbente, rivestimenti interni e leghe metalliche, per ottenere il suono più confortevole possibile. E quei piccoli punti sulla parte superiore del parabrezza dell'auto? Quel disegno riduce al minimo le distrazioni per gli occhi. Inoltre, questa fascia nera, nota anche come frit, dissipa il calore sul parabrezza, impedendogli di deformarsi. No, la linguetta sotto lo specchietto retrovisore non è fatta per appenderci dei dadi colorati o dei deodoranti dalle forme bizzarre. Serve a regolare la posizione dello specchietto a seconda dell'ora del giorno. In un senso, lo specchietto è posizionato in modalità di guida diurna. Portandola nell'altro verso, si è pronti a guidare in sicurezza di notte, attenuando il bagliore dei fari delle auto che ci seguono. La prossima volta che vai al supermercato, tieni a mente questo trucco. Se non hai una moneta per sbloccare il carrello della spesa, controlla se nelle tasche hai una chiave con la testa arrotondata. Se ne trovi una, prova a usarla per sbloccare il carrello. Dovrebbe entrare perfettamente sostituendo la moneta che non avevi, anche perché quanti girano ancora con le monete? Se vuoi essere il re degli ascensori, ecco cosa dovresti fare. La maggior parte degli ascensori dispone di una combinazione segreta di tasti che consente di saltare tutti gli altri piani selezionati e di andare direttamente a quello che hai scelto. Questa scorciatoia potrebbe tornarti utile soprattutto quando vuoi andare al 33° piano, ma hai premuto il 13°. Nella maggior parte degli ascensori questo trucco funziona premendo contemporaneamente il pulsante chiudi porta e il numero del piano. In questo modo raggiungerai direttamente il tuo piano. Alcuni ascensori richiedono di premere due volte il numero del piano selezionato, poiché la doppia pressione annulla la richiesta fatta in precedenza. In altri ascensori, invece, tenendo premuto il pulsante apri porta e premendo due volte i pulsanti dei piani, si annulla una selezione sbagliata. Per non avere problemi è meglio evitare di annullare le selezioni fatte da altre persone, potrebbero non prenderla bene. Tieni presente che non tutti gli ascensori potrebbero avere queste funzioni. Spostiamoci nella tua dispensa. Ecco un bel vasetto di miele. Se vedi che il contenuto all'interno è cristallizzato, è un buon segno. Il miele cristallizzato non è stato pastorizzato, quindi il prodotto ha una qualità superiore. Con la diminuzione della temperatura, l'ingrediente naturale del miele, il glucosio, lo fa cristallizzare. Ecco qualche consiglio per usarlo in maniera alternativa. Se vuoi aggiungere un po' di consistenza ai tuoi fiocchi d'avena o al pane tostato, aggiungi uno strato di miele cristallizzato e goditi la dolcezza della natura. Se non dovesse piacerti il miele cristallizzato, mettilo nel microonde per un minuto o due. Ah, l'inverno e l'autunno. Tempo di maglioni. Non credo esista nulla di più fastidioso di un bel maglione di lana che ti dà prurito. Io in realtà posso essere più fastidioso, ma torniamo ai maglioni che prudono. Per evitare che accada, ecco un segreto. Gira il maglione al rovescio e mettilo a bagno in acqua fredda. Aggiungi due o tre cucchiai di aceto e lascia riposare un po'. Dopodiché, scola l'acqua. A questo punto, mentre il maglione è ancora bagnato, spargi una generosa quantità di balsamo per capelli nelle fibre della lana. Dopo averlo lasciato in ammollo nel balsamo per circa 30 minuti, strizzalo delicatamente per togliere l'acqua in eccesso e lascialo asciugare in piano su un asciugamano. Ecco fatto. Niente più prurito.
Ogni fast food distribuisce ai clienti dei piccoli bicchieri di carta da riempire con ketchup, senape o salsa barbecue. Ma se stai mangiando delle crocchette di pollo o cercando di intingere l'hamburger nel bicchiere, c'è sempre un po' di condimento impossibile da raggiungere. La prossima volta prova ad aprire il bicchiere. In questo modo si trasformerà in un piccolo piatto di carta, semplificandoti il lavoro e aiutandoti a prendere tutto il ketchup all'interno. I lucchetti che vengono usati in ambienti esterni dovrebbero essere puliti e lubrificati ogni 3 mesi. La lubrificazione regolare aiuta a prevenire il congelamento dei lucchetti a temperature troppo basse. Cerca il piccolo foro sul fondo del lucchetto e versaci dell'olio. Una cosa che spesso trascuriamo è la punta sul tappo dei tubetti. Queste parti appuntite sono state progettate per aiutarci a rompere la protezione di stagnola del tubetto. Basta girare il tappo e rompere il sigillo con lo stesso tappo. Dopo una lunga giornata di lavoro, un bagno rilassante potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi. Si fa scorrere l'acqua per qualche minuto. Nel frattempo magari si accende una candela e si versano nell'acqua oli essenziali. Poi il bagno schiuma. Si mescola l'acqua fino a quando l'intera superficie della vasca è piena di bolle e ci si immerge. Queste morbidissime bolle hanno una funzione primaria fondamentale. Il loro compito è preservare la temperatura dell'acqua per consentire un bagno caldo più a lungo. Ti sudano i piedi? Domanda strana, lo so, ma se soffri di questa patologia, ecco una buona notizia. Non tutto è perduto. Prova a mettere una bustina di tè asciutta nelle scarpe e a riporle in un luogo asciutto per un po' di tempo. Le bustine di tè assorbiranno l'umidità e l'odore dalle suole delle scarpe. Alla fine di questo video mi viene da pensare, ma non avremmo dovuto imparare... Immagina di essere un detective del mondo dell'arte e di avere il compito di esplorare i misteri che si celano dietro i dipinti più famosi del mondo. Mi riferisco alle opere di Da Vinci, Michelangelo e Picasso. Prendi la lente di ingrandimento perché stai per iniziare un viaggio incredibile. La prima tappa è Roma. Dopo aver mangiato un ottimo piatto di pasta, ti rechi alla Cappella Sistina, dove si trova il soffitto più famoso del mondo. La leggenda dice che Michelangelo abbia dipinto gli affreschi da sdraiato. Ovviamente è solo una leggenda. In realtà, il pittore creò un complesso sistema di piattaforme che gli permetteva di dipingere in piedi. Stai ammirando la creazione di Adamo, l'affresco al centro. Michelangelo, autore di questo capolavoro, era molto conosciuto per i suoi studi di anatomia umana. Gli esperti d'arte sostengono che la parte destra del dipinto sia una rappresentazione anatomicamente corretta di un cervello. Per verificarlo, proviamo a sovrapporre un'immagine dell'organo all'opera d'arte. La corrispondenza sembra esserci. Il cervelletto, il nervo ottico e l'ipofisi sono tutti presenti. Anche la sciarpa verde fluttuante sembra corrispondere all'arteria vertebrale. Alcuni ricercatori ritengono che si tratti di un modo di Michelangelo per rappresentare la conoscenza e la saggezza. Tu che ne pensi? Prendiamo un treno e arriviamo a Firenze. Il tempo di una veloce pausa gelato e poi subito alla Galleria dell'Accademia. All'interno ci aspetta una delle sculture più celebri dell'arte, il Davide di Michelangelo. Il Davide è una meraviglia di marmo alta 5 metri. Per completarlo, Michelangelo ha impiegato 3 anni. Il mistero principale riguarda la vera espressione della statua. Guardandolo dal basso, si pensa che il suo volto sia sereno, ma gli storici dell'arte sostengono che quest'opera è stata ampiamente fraintesa. A quanto pare, il suo corpo nasconde una storia diversa. Guardalo più da vicino e noterai che le sopracciglia sono aggrottate e le vene sono decisamente in rilievo. Non sembra molto rilassato, vero? L'idea di Michelangelo era ritrarre il Davide proprio prima di un importante confronto. Forse non era così sereno. La prossima opera d'arte è sempre a Firenze. Siamo nella famosa Galleria degli Uffizi. Molti dipinti famosi sono ospitati in questo museo, ma tu stai andando a osservare la Primavera di Botticelli. Sin dall'inizio quest'opera ha avuto un alone di mistero. Gli esperti non sanno dire l'anno esatto in cui è stata commissionata. Rimase senza titolo per anni finché il pittore Giorgio Vasari non riuscì a darle un nome. Di solito, quando i critici e gli spettatori ammirano questo dipinto, si concentrano sulle figure in primo piano. Ma in questo caso l'opera vera e propria sta nel fatto che Botticelli ha dipinto oltre 46 specie vegetali diverse, con una precisione quasi assoluta.
Nell'insieme del dipinto, queste figure vegetali sono ripetute più di 200 volte. Incredibile! Pronta a continuare il giro? Prendiamo l'aereo e arriviamo a Parigi, la città delle luci, dei berretti e della famosa Mona Lisa. Attraversiamo il museo del Louvre e arriviamo al capolavoro di Leonardo da Vinci, la Gioconda. Ci sono molte teorie che riguardano quest'opera d'arte, noi ne approfondiremo alcune. È stata avanzata l'ipotesi che la Gioconda possa essere un autoritratto di Da Vinci stesso. Gli storici hanno confrontato a fondo il volto di Da Vinci e quello della Gioconda e, indovina un po', sembrano essere incredibilmente simili. Dopodiché c'è la teoria del sorriso. Il dentista ed esperto d'arte Joseph Bartoszky sostiene di aver scoperto il segreto del sorriso di Mona Lisa. Bartoszky afferma che la sua espressione facciale, tesa, è una tipica indicazione di qualcuno che ha perso i denti anteriori. Potrebbe essere così? Inoltre, nel 2010, il Comitato Italiano per i Beni Culturali ha trovato una collezione di simboli nascosti nel dipinto, visibili solo attraverso lenti di ingrandimento altamente tecnologiche, che hanno dimostrato che Leonardo ha inciso LV all'interno dell'occhio destro di Mona Lisa. Gli esperti ritengono che si tratti della firma di Da Vinci. Ma gli altri simboli, CE nell'occhio sinistro e un 72 nell'arco del ponte di sfondo, sono ancora avvolti dal mistero. Uff! Hai visto quante cose da scoprire sulla Gioconda? Naturalmente, alla fine della visita, ricordati di verificare se i suoi occhi ti seguono davvero. Ora siamo diretti ad Amsterdam per visitare il Rijksmuseum. Sei venuto per ammirare un preciso quadro di Rembrandt che nasconde una storia misteriosa. La Ronda di notte è uno dei dipinti più famosi di Rembrandt. Gli esperti però sostengono che il nome del quadro e il suo contenuto non siano compatibili. Guardiamo più da vicino. Il dipinto raffigura un folto gruppo di persone pronto a partire per una missione. La tecnica di Rembrandt si chiama chiaroscuro e mette in evidenza il contrasto tra luce e ombra. Fino al 1947 i critici d'arte ritenevano che il pittore avesse raffigurato una scena notturna. Ma quando il dipinto è stato ripulito da uno spesso strato di polvere, è emerso chiaramente che la scena si svolgeva in pieno giorno, con la luce del sole che arrivava dall'alto a sinistra. Ora è troppo tardi per cambiare il nome in Ronda diurna. Sempre ad Amsterdam si trova un museo dedicato a Van Gogh. Sapevi che dipinse oltre 900 quadri in soli 10 anni? In ogni caso, il museo Van Gogh ospita la più grande collezione di dipinti di girasoli gialli che probabilmente vedrai nella tua vita. Quasi tutti i dipinti di Van Gogh presentano tonalità dominanti di giallo. Questa sua particolarità potrebbe essere il risultato della sua visione del mondo. Alcuni esperti d'arte hanno ipotizzato che un medicinale assunto da Van Gogh abbia modificato la sua percezione dei colori, facendoli vedere più giallo intorno a sé. La prossima tappa è il Regno Unito, precisamente la National Gallery a Londra. Potresti passare ore a guardare il ritratto dei coniugi Anorfini di Jan van Eyck senza vedere nulla di strano. In primo piano una coppia si tiene per mano e fissa lo spettatore. Ma se ingrandiamo lo specchio sulla parete, notiamo altre due persone nella stanza. Gli esperti d'arte sostengono che la figura maschile del dipinto abbia le mani alzate per salutare le due persone che si vedono nello specchio e che una delle figure sia Van Eyck stesso. Questa non è l'unica traccia lasciata dal pittore. Sopra lo specchio si trova la sua firma. Jan van Eyck è stato qui 1434. A proposito di persone che cercano di intrufolarsi nelle loro opere, Caravaggio, il famoso pittore rinascimentale, ha lasciato una piccola traccia in uno dei suoi famosi dipinti, il Bacco. Questa volta è un po' difficile da individuare. Nel vaso mezzo pieno, nell'angolo in basso a sinistra del dipinto, c'è un piccolo autoritratto del pittore stesso, nascosto nel liquido. Per vedere chiaramente l'immagine è necessario l'aiuto di una tecnologia sofisticata o almeno di una lente di ingrandimento molto efficiente. Ma è lì, una figura maschile con un pennello in mano. Curiosità, il piccolo autoritratto è stato notato per la prima volta nel 1922, oltre 300 anni dopo il completamento del dipinto. Era stato dimenticato a causa della cattiva conservazione. Per concludere il viaggio, voliamo oltreoceano, attraverso l'Atlantico, fino a Chicago. L'enorme collezione dell'Art Institute ospita un noto dipinto di Pablo Picasso, il vecchio chitarrista ceco.
Il segreto di questo dipinto è così ben nascosto da richiedere l'aiuto di macchine raggi X e di una tecnologia super sofisticata. Ma i risultati valgono la pena. Le scansioni mostrano che Picasso ha dipinto il vecchio chitarrista cieco sopra un altro quadro incompiuto. È possibile notare i contorni e le forme di una figura femminile abbozzata che Picasso ha abbandonato a metà lavoro. Gli artisti emergenti dell'epoca usavano spesso questo metodo di lavoro perché le tele erano costose. È stato un viaggio intorno al mondo piuttosto faticoso, vero? Riposati, Sherlock dell'arte. Stai provando un paio di jeans, un vestito o una giacca e stai per infilare la mano nella tasca quando ti rendi conto che non c'è spazio. La tasca semplicemente non esiste. Ma perché mai qualcuno dovrebbe creare tasche in cui non si può mettere nulla? Ah, mi raccomando, raccogli il telefono dal pavimento. Il motivo per cui esistono tasche finte è semplice. Se un capo di abbigliamento ha un taglio o una forma specifica, le tasche possono rovinarlo. Possono alterare la forma del capo in magazzino o in negozio. La soluzione? Eliminare le tasche. Inoltre, le tasche finte sono ovviamente più economiche e non si deformano. È interessante notare che questa pratica risale al XVII secolo. A quell'epoca le tasche erano effettivamente rimovibili. Assomigliavano a piccole borse e le donne, ad esempio, potevano spostarle da un abito all'altro. Purtroppo però erano anche molto comode per i borseggiatori. Potevano afferrare una tasca e scappare via. In seguito gli abiti sono diventati più slanciati e delle tasche sottili vennero cucite direttamente nei vestiti, invece di essere applicate come borsette. Si pensava che questo rendesse più attraenti le silhouette. Ma presto divennero di moda gonne ancora più aderenti e le tasche sparirono. E più tardi comparvero le borse. Oggi la maggior parte delle tasche sono vere, ma alcune potrebbero non esserlo. Come possiamo assicurarci allora di non trasformare una tasca finta in un buco pensando che sia vera? Prima di tutto, osserva le cuciture lungo il bordo della tasca, nel punto in cui dovrebbe aprirsi. Se vedi un filo allentato, tagliane un pezzo e inizia a tirare delicatamente. Se la tasca è vera, il filo si sfilerà facilmente. Ma se senti che la cucitura non si muove, probabilmente è finta. In questo caso, lascia perdere. Passiamo ora ad altri oggetti di uso quotidiano che potrebbero nascondere qualche segreto. Ad esempio, le linee su alcune patatine. Da un lato aiutano a distribuire le spezie e i condimenti. In altre parole, tutte le sostanze che danno alle patatine quel sapore di formaggio si trovano proprio lì. Dall'altro, le linee rendono le patatine più croccanti. Gli evidenziatori hanno uno speciale inchiostro fluorescente e semitrasparente che può brillare in condizioni di scarsa illuminazione. Quelli gialli e verdi sono i più usati perché non impediscono di vedere il testo dopo averlo fotocopiato in bianco e nero. Le fotocopiatrici percepiscono il giallo e il verde come quasi inesistenti e non li stampano. In passato i primi jeans avevano un problema. Gli operai e i minatori, ovvero i primi portatori di jeans, lavoravano indossando il povero capo di abbigliamento. Per lo stress a cui era sottoposto, le cuciture non resistevano e si strappavano. Per evitarlo furono inventate delle minuscole borchie metalliche. La maggior parte delle cerniere metalliche ha un blocco al suo interno. Ecco perché non bisogna lasciare la cerniera rivolta in su. Quando la si tira verso il basso si blocca. Tutto questo grazie a diverse piccole scanalature nascoste. Quelle linee orizzontali sulle bottiglie di plastica servono a tenerle in piedi. Alcune sono in plastica morbida. Senza le linee non manterrebbero la forma. Al contrario, si attorciglierebbero facilmente o si romperebbero. Il bagnoschiuma non esiste solo per divertire o profumare. Aiuta a regolare la temperatura. Le bolle mantengono l'acqua calda e tu puoi goderti il bagno più a lungo. Hai mai notato quello strato di liquido trasparente nelle penne gel? Si tratta del cosiddetto liquido d'arresto dell'inchiostro. Il gel di queste penne contiene particelle di pigmento disciolte in una soluzione polimerica. Il gel deve essere abbastanza denso da mantenere in sospensione le particelle di pigmento, ma anche abbastanza sottile da scorrere prima sulla sfera e poi sulla carta. Il compito principale del liquido d'arresto è fare da barriera per evitare che il gel evapori o fuoriesca. Senza la penna gel non funzionerebbe. Il liquido rimane sempre nella stessa posizione, non si scioglie con il gel, non scorre all'indietro nella penna e non fuoriesce. I fori sul fondo degli auricolari consentono all'aria di circolare verso l'alto e attraverso gli altoparlanti. Ciò aumenta le basse frequenze rendendo i bassi più profondi. Migliora anche la qualità del suono. Alcuni contenitori di plastica per il latte presentano ammaccature sui lati. Non riescono a parcheggiare senza subire danni. No, me lo sono inventato. Queste ammaccature hanno diverse funzioni. Innanzitutto, quando il latte si deteriora, il suo contenuto si gonfia a causa di un aumento della pressione interna. In questo caso l'ammaccatura è utile. Si espande e non fa esplodere la caraffa. Inoltre, se congeli il latte, questo si dilaterà, come qualsiasi altro liquido.
Anche in questo caso, la rientranza evita che il contenitore si rompa nel congelatore. I finestrini degli aerei hanno bordi arrotondati. È una misura di sicurezza fondamentale perché previene gli incidenti aerei. I punti deboli sono solitamente gli angoli. Se i finestrini degli aerei fossero quadrati o rettangolari, ognuno avrebbe 4 potenziali punti deboli. Sotto pressione crollerebbero. Se osservi da vicino i cavi di un tram, noterai che i fili di contatto vanno a zigzag avanti e indietro, invece di procedere in linea retta. Il fatto è che tutti i tram hanno un pantografo sul tetto. La parte superiore del pantografo viene gradualmente consumata dal filo e alla fine va sostituita. Per usurarlo in modo uniforme, il filo non è installato dritto lungo il percorso del tram, ma a zigzag. Mentre il tram si muove, il pantografo scorre lungo il filo e si consuma in modo uniforme. Ti sarei chiesto perché alcune taniche di benzina hanno 2 fori con dei tappi, uno più grande e uno più piccolo. Prima pensavo che il foro piccolo servisse per versarla in un contenitore più piccolo, ma mi sbagliavo. Succede, a volte. In realtà il tappo va tolto prima di versare la benzina nel foro più grande, per evitare che trabocchi e si sparga sui vestiti e sul terreno. La maggior parte delle asole di una camicia sono verticali, ma quelle superiori e talvolta inferiori sono orizzontali. Il motivo è semplice. Questi 2 bottoni si sfilano più spesso degli altri. Fortunatamente i produttori hanno trovato una soluzione. Che ingegno! I bottoni tendono a sfilarsi meno dalle asole orizzontali. Le bustine di zucchero o di sale sono più facili di aprire di quanto pensi. Non è necessario strappare un'estremità. Il modo giusto è, infatti, quello di strapparle al centro. Alcuni stivali hanno dei passanti sul retro. Il loro scopo è aiutare a infilare le scarpe più facilmente. Basta tirare il passante mentre si spinge il tallone nella scarpa. Si possono anche usare per appendere gli scarponi a un gancio quando sono sporchi o per farli asciugare dopo il lavaggio. Oppure puoi far passare i lacci attraverso il passante se vuoi legarli intorno alla caviglia. A bordo di un aereo potresti notare un piccolo triangolo sul tuo sedile. Questi triangoli indicano al personale di bordo i punti migliori per controllare il flap dell'aereo dal finestrino. Se le scarpe sono molto scivolose, basta prendere un po' di carta vetrata e strofinarla sulle suole per migliorarne la trazione. Diventeranno più aderenti e potrai usarle anche sotto la pioggia. Se pratichi diversi fori sul fondo di un bidone della spazzatura, inserire e togliere i sacchi della spazzatura diventerà più facile. Non si attaccheranno. Il gel di silice si trova di solito nelle borse, nelle scarpe e in molti altri oggetti in vendita. Questo gel assorbe l'umidità in eccesso. Non buttarlo via. Ogni volta che le scarpe si bagnano, mettici dentro qualche bustina di gel. Il thermos non è stato inventato per tenere caldo il caffè. È stato creato da uno scienziato scozzese che cercava un posto sicuro per mantenere le sue sostanze chimiche a una temperatura stabile. Così prese 2 bottiglie, mise la più piccola in quella più grande e aspirò l'aria tra le 2. Beh, grazie per l'idea! I nuovi iPhone con schermi di grandi dimensioni hanno l'opzione raggiungibilità. Grazie a essa non devi faticare per raggiungere la parte superiore dello schermo. Questa funzione è disponibile nelle impostazioni, alla voce accessibilità. Ti permette di abbassare lo schermo. Le strisce rumorose ai lati delle strade servono a svegliare i conducenti assonnati al volante. Quando gli pneumatici toccano queste strisce, il rumore e le vibrazioni funzionano da sveglia. La maggior parte delle forbici da cucina ha denti di metallo al centro. Consentono di utilizzare il dispositivo per molti scopi. Sono posizionati tra le impugnature per rompere noci, gusci di granchio e altro. Puoi anche aprirci i barattoli e bottiglie. Alcuni li usano per rimuovere i gambi delle erbe. Se il tuo jack audio ha 3 anelli, significa che il tuo dispositivo ha la modalità stereo e che gli auricolari hanno la funzione microfono. La grata nera sulla porta del forno a microonde è chiamata gabbia di Faraday. Impedisce alle microonde di fuoriuscire. Se succedesse, il cibo non si cuocerebbe bene. Le cifre sulle uova dicono molto su di loro. In molti paesi esiste uno speciale sistema di etichettatura. Il primo numero indica il metodo di produzione, il seguente codice di 2 lettere indica il paese in cui è stato prodotto l'uovo, e poi c'è il numero di registrazione, indica lo stabilimento delle galline ovaiole. Il primo numero in questo codice varia da 0 a 3. 0 indica che l'uovo è biologico, 1 che l'allevamento è all'aperto, il che significa che la gallina che ha prodotto l'uovo era libera di girovagare. 2 indica l'allevamento a terra, 3 stai per comprare un uovo d'allevamento in gabbia. La banda nera che corre lungo i bordi del parabrezza è chiamata frit. È una vernice ceramica che vicino al bordo del parabrezza ha l'aspetto di una banda nera solida. Poi si dissolve in punti più piccoli. Questa fascia rende il vetro più ruvido e fa aderire meglio l'adesivo.
Inoltre protegge il sigillante di uretano, cioè la sostanza che tiene insieme il vetro e la cornice, e impedisce ai raggi ultravioletti di sciogliere l'adesivo. Per quanto riguarda i punti neri, aiutano a distribuire la temperatura in macchina in modo più uniforme. Sono anche esteticamente gradevoli. Senza, il contrasto tra il vetro e la fascia nera sarebbe troppo evidente. Se vedi un paio di jeans con un passante in più, sappi che sono jeans per ciclisti. Appartengono alla linea di abbigliamento per pendolari. Il suo scopo è di tenere il lucchetto della bici. I cursori di molte cerniere hanno anelli esterni, soprattutto se vanno utilizzati insieme. Questi anelli vengono aggiunti per collegare i cursori con un lucchetto e tenere lontani i borseggiatori. Le tastiere sono dotate di piccole gambe. Sono state progettate per inclinare la tastiera. In questo modo puoi effettivamente vedere quali tasti stai premendo. Allo stesso tempo, una tastiera piatta non stanca i polsi e le persone che sono capaci di digitare senza guardare la tastiera non hanno bisogno di quelle gambe. Il mestolo è solitamente realizzato in acciaio inossidabile e ha un piccolo foro nella parte curva. Lo scopo principale di questo utensile è quello di sollevare olive, ciliegie, sottaceti e altri prodotti da barattoli, lattine o ciotole pieni di liquido. Il foro al centro permette di drenare il liquido in modo facile e veloce. A cosa penseranno dopo? Le ciambelle hanno la forma di anelli perché altrimenti si cuociono troppo ai bordi e rimangono crude all'interno. Fai un buco al centro e sia l'esterno che l'interno saranno cotti allo stesso tempo. Le bombe, senza buchi, sono solitamente riempite con crema pasticcera, Nutella o marmellata. Queste ciambelle non hanno angoli, il che significa che ci sono meno punti deboli da cui il ripieno può fuoriuscire. Se premi troppo su una confezione piena di succo, rischi che fuoriesca dappertutto. Per evitarlo, solleva le linguette ai lati della confezione. Puoi usarle per reggere la confezione. Alcune auto hanno il simbolo di una tazza di caffè sul cruscotto. È il meccanismo antisonnolenza del veicolo. Alcuni produttori equipaggiano le loro auto con un sistema di rilevamento di sonnolenza. Analizza la velocità, l'angolo delle ruote e le deviazioni di corsia e capisce se è il momento per il conducente di prendersi una pausa. In caso affermativo, il veicolo emette segnali acustici e il simbolo della tazza lampeggia. Gli adesivi che trovi su frutta e verdura del supermercato sono pieni di informazioni. Se sull'adesivo c'è un codice a 4 cifre, il prodotto è stato coltivato in modo convenzionale. Può significare anche che nel processo sono stati usati pesticidi. Se il prodotto è biologico, l'adesivo avrà 5 cifre e la prima sarà il 9. Anche i prodotti geneticamente modificati hanno un codice di 5 cifre, ma la prima è l'8. Lo zucchero un tempo si vendeva a panetti. Erano coni alti e duri. A quei tempi, per aggiungere lo zucchero al tè, le persone dovevano usare dei martelli speciali per rompere il cono. Dopodiché tagliavano lo zucchero in zollette più piccole. Solo a metà del XIX secolo fu inventata la prima pressa che tagliava lo zucchero a cubetti. In questo modo era più facile da immagazzinare e da trasportare. Quel piccolo foro all'estremità di una chiave può aiutarti con il cacciavite. Basta infilarlo nel foro. Puoi anche usare questo metodo quando devi avvitare qualcosa in un punto scomodo. Mentre guidi al buio, potresti rimanere accecato dai fari dell'auto dietro di te. Se hai uno specchietto retrovisore manuale, sposta la linguetta sottostante. Nel vetro stesso c'è un materiale riflettente. Muovendo la linguetta cambi l'angolazione di questo materiale, attenuando le luci nello specchio. La maggior parte dei cucchiai porzionatori per gelato sono disponibili in diversi colori. Non ha nulla a che fare con l'estetica. Il colore indica la dimensione del cucchiaio. In questo modo puoi facilmente capire quanti misurini ti serviranno per arrivare a 1 chilo. Wow, un gelato da 1 chilo! Io ci sto! I tappi di alcuni tubetti sono cavi e hanno una piccola punta all'interno. Serve per rompere la pellicola adesiva che sigilla il tubetto. Il collo si adatta perfettamente al foro e la punta rompe il sigillo. Così non dovrai strappare il sigillo di alluminio con le dita. La lettera R in un cerchio che trovi sulla confezione di un prodotto indica che quel marchio è ufficialmente registrato. Il proprietario del marchio ha quindi il diritto di apporre questa lettera su tutti i suoi prodotti. Può anche denunciare chiunque usi quel marchio. Di solito le pompe di benzina hanno un piccolo fermo di metallo o un gancio sulla maniglia. È un blocco. Puoi usarlo per tenere aperta la maniglia. In questo modo la benzina continuerà a pompare anche se te ne vai. Le monete venivano modellate in modo del tutto casuale in passato e le persone disoneste se ne approfittavano. Rubavano i metalli preziosi di cui erano fatte le monete, scheggiando gli angoli.
Era illegale e per evitare che succedesse ancora, resero le monete tonde. In questo modo si sarebbe notato subito se la moneta era intatta o meno. Quei fori sui bastoncini dei lecca-lecca sono lì per tenere ferma la caramella. Quando il bastoncino viene immerso nello sciroppo liquido caldo, questo scorre nel foro e si solidifica. I quadrati di stoffa forniti con i vestiti servono per provare a lavarli prima del vestito stesso, così non rovinerai l'intero capo quando lo laverai. I fori nella parte inferiore degli auricolari consentono all'aria di circolare attraverso gli altoparlanti. Aiuta ad aumentare le basse frequenze, rendendo il suono dei bassi più profondo. Anche la qualità del suono diventa migliore. Lo senti già meglio? È possibile regolare la spillatrice in modo che spilli insieme i documenti solo temporaneamente. Si fa ruotando la parte inferiore. La maggior parte delle spillatrici ha due opzioni. Una è quella standard, mentre l'altra piega le graffette lontane dal centro. In questo modo, quando non ti servono più, puoi rimuoverle facilmente. Se conservi i barattoli di burro di arachidi capovolti, l'olio si sposterà sul fondo e i solidi saranno in cima. Ehi, non ridere, per alcuni è fondamentale. Bisogna saper conservare il burro di arachidi. Sei al supermarket per comprare giusto un paio di cose. Le casse automatiche sono una via d'uscita molto più rapida, non dovrai fare la fila. Analyzing now. Ma molte di quelle macchine hanno una voce registrata capace di toglierti già in partenza l'appetito. Analyzing now. Ma ecco la buona notizia. La voce si può spegnere. Sul display, infatti, dovrebbe esserci un tasto per regolare il volume, proprio in fondo. Pensa, ti basterà un dito per non dover ascoltare quella voce fastidiosa. Ma non vale per tutte le casse automatiche. Nel caso, però, ti ho dato un buon consiglio. Nelle bottiglie di olio di semi di girasole c'è questa rientranza appena sotto al tappo. Molta gente la rimuove, ma è un elemento molto utile. Puoi infatti spingere la rientranza dentro la bottiglia e usarla per regolare la fuoriuscita dell'olio, così non ne verserai troppo. Stai pianificando un picnic in mezzo alla natura? Lascia stare i classici cestini da picnic. Non sarà altrettanto carino da vedere, ma quello che ti serve è un secchio. Anzi, diversi secchi, per ogni necessità del tuo picnic. Anzitutto per distribuire il peso tra tutti i partecipanti alla gita. Poi, una volta trovato il posto giusto e sistemate tutte le vostre cose, i secchi potranno trasformarsi in utili sgabelli per sedersi. Alla fine del picnic potrai sistemare i secchi uno dentro l'altro per risparmiare spazio. Ti si sta bruciando il toast nel tostapane, ma non hai le pinze per recuperarlo? Ti basteranno due forchette, legate tra di loro con un semplice elastico. E voilà, pinze fai da te! Sai perché i barattoli di Nutella hanno un tappo con il doppio fondo? C'è un solo modo per scoprirlo. Apriamo un barattolo di Nutella appena comprato e rimuoviamo il tappo. La pellicola in alluminio di solito la rimuoviamo a mano, giusto? E invece, sorpresa! Nel doppio fondo c'è un coltellino apposito. Ora potrai goderti la tua Nutella senza dover grattar via la pellicola con le dita. Quando la Nutella è finita, non buttare via il barattolo. Puoi trasformarlo in un portacandele o una lanterna. Lavalo prima e poi dipingilo e decoralo come più ti piace. Metti anche un cordino decorativo intorno al bordo del barattolo. Dentro potrai metterci una candela e delle lucette. Non preoccuparti, non dirò a nessuno che si trattava di un barattolo di Nutella. Sai perché i crackers Ritz hanno i bordi seghettati? Perché li puoi usare per tagliare pezzetti di formaggio morbido o persino cetrioli, prosciutto e così via. Ti basterà impugnare il cracker come fosse una lametta e il gioco è fatto. Tutti gli ingredienti sono pronti, goditi il tuo delizioso snack. Hai forse una vecchia teglia da forno che non usi più ma non hai ancora gettato via? Ottimo! Potrai riutilizzarla e trasformarla in una simpatica cornice per dipinti o fotografie. Puoi farlo in due modi. Sgrassa la superficie della teglia e applica la foto o il dipinto sul fondo, poi appendila al muro. In questo caso i bordi sporgeranno in avanti. Altrimenti puoi applicare la foto o il dipinto sul retro della teglia. Potrai appenderla alla parete o appoggiarla su una mensola. Puoi anche divertirti a riverniciare la teglia per dargli un aspetto nuovo.
Anche un tagliere può diventare una cornice per uno specchio. Usa del nastro adesivo e applica lo specchio sul tagliere. Assicurati che il vetro faccia presa. A quel punto potrai appendere il tuo nuovo specchio al muro o metterlo in un armadio o semplicemente appoggiarlo alla parete. Naturalmente prima lava bene il tagliere. Non vuoi che il tuo specchio puzzi di qualche cibo. Un tagliere può aiutarti anche a districare i cavi. Ad esempio, le luci dell'albero di Natale. Puoi avvolgerle attorno al tagliere e riporle nel tuo sgabuzzino. Quando arriverà Natale, non dovrai districarle a mano. Un asciugacapelli può diventare un ottimo aspirapolvere d'emergenza. Taglia una bottiglia di plastica e asciugala, poi metti uno strato di tessuto sulla ventola del phon. Dopo inserisci la ventola nella parte inferiore della bottiglia. Per tenere tutto al suo posto puoi usare una guarnizione. Accendi il phon ed ecco il tuo nuovo aspirapolvere. Con le griglie del tuo piano di cottura puoi rendere la tua casa più verde. Avvita o inchioda la griglia alla parete e potrai usarla per appendere vasi di fiori, luci e altri elementi decorativi. Se il colore della griglia non si adatta ai tuoi interni, puoi sempre riverniciarla. Anche le bacchette oppure i bastoncini del gelato possono rallegrare l'interno della tua casa. Incolla i bordi ottenendo così una griglia. Puoi creare le lettere del tuo nome o di qualsiasi altra parola usando i bastoncini. Avvolgi delle luci intorno alla tua nuova griglia ed ecco una nuova decorazione. Non buttare via i fogli d'alluminio, puoi usarli per rallegrarti la giornata. Fai delle palline con i fogli d'alluminio e incollale dove vuoi, persino su un libro, e la tua vita risplenderà come per magia. Se hai bisogno di affilare le tue forbici, usa sempre un foglio d'alluminio ben appallottolato. Sfrega le lame sull'alluminio. Se vuoi stirare più in fretta, metti dei fogli d'alluminio sotto la tavola da sfiro e poi ricoprila di nuovo. La carta stagnola riflette il calore. Scaldandosi, l'alluminio ti faciliterà il lavoro. Se fai fatica a tenere tutti i tuoi gioielli nello stesso posto e ti capita ogni tanto di perderne qualcuno, puoi usare una spugnetta. Basterà praticare qualche foro e tenere i tuoi brillanti in ognuno di quei fori. Rimarranno fermi e protetti dalla tua svadataggine. Puoi usare una spugna anche per creare un portagioie. Prendi una bella scatolina, ritaglia la spugna per adattarsi alle sue dimensioni e mettila nella scatola. Usa la colla oppure lo scotch per tenere la spugna coi tuoi gioielli ben ferma all'interno. Puoi realizzare a casa delle buonissime fragole ripiene di cioccolata. Prendi una siringa, riempila di cioccolato, rimuovi le foglioline dalla fragola e inserisci la siringa nel foro lasciato dalle foglie in cima alla fragola. Il cioccolato riempirà la fragola e la tua delizia sarà pronta. Puoi usare la stessa tecnica per farcire pasticcini, mele o per fare una sorpresa a colazione alla tua dolce metà. Una stampella appendiabiti con le mollette di metallo può rivelarsi molto utile anche per appendere delle tende o degli sfondi inusuali per qualche foto. Se devi appendere una tenda ma non hai gli occhielli o i ganci, puoi utilizzare tutte le stampelle che ti occorrono a seconda della lunghezza della tenda e sistemarle sul bastone. Una vecchia scatolina da tè può diventare un comodo portaoggetti in cucina. Applica del nastro adesivo alla scatola e potrai incollarla alla credenza. Una semplice spugna e del bicarbonato di sodio possono essere un ottimo cancellino per le piccole macchie di grasso, le impronte digitali e le macchie sulle pareti o su qualsiasi altra area verniciata, come mobili o recinzioni in legno. Basta cospargere un po' di bicarbonato di sodio sulla spugna asciutta e strofinare l'area macchiata con un movimento circolare. Poi, con un panno asciutto e pulito, eliminate il bicarbonato di sodio per eliminare ogni residuo di sporco. Se temete che questa tecnica possa rovinare la vernice, provate prima con un po' di bicarbonato e vedete come reagisce la superficie. Se volete estrarre la massima quantità di succo dal vostro limone o lime, metteteli prima nel microonde per 15 secondi. Dopodiché fateli rotolare su una superficie dura. E ora sentitevi liberi di usare il vostro spremiagrumi manuale.
Quando si rompe un vetro o una ceramica sul pavimento, può essere piuttosto difficile notare e raccogliere tutti i piccoli frammenti, soprattutto se il vetro è trasparente. Indovinate cosa può aiutarvi? Una fetta di pane. Dopo aver rimosso tutti i pezzi più grandi, passate con cura una fetta di pane sul pavimento per raccogliere i frammenti più piccoli. Dovrebbero rimanere incastrati nel pane. Ma assicuratevi di farlo con molta attenzione, oppure indossate dei guanti protettivi. E non fatevi un panino subito dopo, tanto per dire. Se siete grandi fan dell'aglio, ecco un consiglio per voi. Tagliate un bulbo d'aglio a metà e strofinate una piccola ciotola vuota per insaporirla. Ora potete mettervi la pasta, il risotto o l'insalata e godervi il pasto. I tubi Pringles sono fatti di una miscela di carta, plastica e metallo che li rende una buona opzione per organizzare la spesa. Potete dipingere i tubi in tinta unita per abbinarli alla vostra cucina minimalista ed elegante e poi attaccare delle etichette rimovibili sui lati. Avete mai avuto difficoltà a infilare l'ago? Ecco una soluzione semplice. Posizionate uno spazzolino da denti sul tavolo e mettete il filo tra le setole dello spazzolino. Ora spingete delicatamente l'ago verso il basso. Le setole vi aiuteranno a far passare il filo attraverso la cruna senza sforzo. Una volta ottenuto il cappio, è sufficiente usare le dita per farlo passare attraverso. Se sulla vostra tazza preferita ci sono delle fastidiose macchie di tè che non si levano, provate ad applicare un po' di dentifricio sulla spugna. Questo vale anche per le posate sporche. È meglio usare una spugna leggermente abrasiva. È molto utile per rimuovere le macchie scure sui piatti. Diciamo che di recente avete ricevuto un bouquet davvero splendido, ma i fiori hanno assunto un aspetto triste in un batter d'occhio. Potete prolungare la loro vita in modo molto semplice e quasi gratuito. Per prima cosa, riempite il vaso con acqua fresca e mettete un paio di cucchiaini di zucchero. Questo aiuterà a nutrire i fiori. Prima di rimettere i fiori nel vaso, tagliate circa un centimetro dal gambo, ma assicuratevi di tagliarlo con un'angolazione simile a questa. Questo trucco aumenterà la superficie di assorbimento dell'acqua. Ripetete questa operazione con tutti gli steli, soprattutto con quelli duri. Ora rimettete il bouquet nel vaso. I fiori dovrebbero riprendersi entro 12 ore. Se soffrite di piedi freddi, metteteli in un vaso. Aspettate. Usate un asciugacapelli per riscaldare le vostre pantofole prima di usarle. Questo consiglio è applicabile anche alle scarpe invernali da esterno. A proposito di piedi, c'è un ottimo modo per eliminare gli odori sgradevoli. Applicate circa 10 gocce del vostro olio essenziale preferito su due batuffoli di cotone. Ora mettete i batuffoli nelle scarpe e lasciateli per tutta la notte. Rimuoveteli al mattino e godetevi il buon profumo. Potete anche mescolare un paio delle vostre fragranze preferite per personalizzare ancora di più il profumo delle vostre scarpe. Se il vostro scarico è un po' sporco e maleodorante, c'è un consiglio epico per risolvere il problema. Mettete un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio e versate un po' di aceto. Ora fate un passo indietro e godetevi lo spettacolo. La schiuma si sprigionerà e aiuterà a sciogliere lo sporco. Tutti abbiamo provato ad accendere un fiammifero all'aperto con il vento senza riuscirci. Beh, abbiamo sbagliato tutto. C'è un modo semplice per preparare un fiammifero in anticipo usando un coltello affilato. Incidete con cura i quattro angoli appena dietro la testa del fiammifero. Poi ripetete la stessa tecnica un'altra volta in modo da ottenere questo aspetto. Queste otto piccole schegge contribuiranno a creare una fiamma più resistente al vento. Se avete un armadio piccolo con poco spazio per appendere i vestiti nuovi, rimuovete alcune linguette metalliche dalla parte superiore di vecchie lattine. Possono diventare gli anelli di tenuta perfetti per fissare la seconda gruccia. Basta mettere l'anello sopra il gancio. In questo modo è possibile raddoppiare o addirittura triplicare lo spazio per riporre i vestiti su un unico appendino. Se avete bisogno di creare una candela di emergenza, potete usare un elemento molto comune del vostro frigorifero. Avete indovinato cos'è? Il burro. Tagliate un pezzo di burro raffreddato e mettetelo su un piatto resistente al calore. Praticate un foro al centro con uno stuzzicadenti o un bastoncino di legno. Ora abbiamo bisogno di uno stoppino. Potete usare un comune filo di cotone o uno spago. Tagliatelo della lunghezza corrispondente e infilatelo nel foro, in modo che arrivi fino in fondo alla candela. Spalmate delicatamente l'estremità dello stoppino con del burro e accendete la vostra nuova candela fai da te. Usate le piastre liscianti per le fastidiose pieghe della cravatta.
Se lavorate in un negozio e avete a che fare con mucchietti di denaro, le pinze vi aiuteranno a stirare rapidamente i soldi per metterli in pile più piccole, che poi entreranno ordinatamente nello zaino. Non andiamo oltre. Wow, questa cerniera è dura. Perché non riesce a scorrere senza problemi come tutte le altre? Ma non abbiate fretta di buttare via il cappotto. Prendete una saponetta e strofinatela delicatamente su e giù contro la cerniera. Ripetete l'operazione su entrambi i lati. Riuscite a sentire la differenza? Tagliate una gamba della vecchia calzamaglia e inseritevi due lunghi tubi di cartone. Infilateli sotto la porta interna con un tubo perlato. In questo modo sarete protetti da eventuali correnti d'aria, perché la calzamaglia sigillerà ogni fessura sotto la porta. Potete usare questo trucco anche quando dovete oscurare completamente la stanza. Assicuratevi di usare collan neri e spessi. Supponiamo che dobbiate partecipare a una conferenza in un'altra città e che la vostra agenda sia molto fitta. Potete preparare in anticipo i vostri abiti per ogni giorno e metterli in diversi scomparti del vostro organizzatore per abiti. A questo punto mettete tutto in valigia, chiudete la zip e siete pronti a partire. Quando arriverete in hotel, potrete estrarre con cura l'organizer e appenderlo nell'armadio in soli 2 secondi, ma non dimenticate di prendere anche le scarpe. Esiste un modo per piantare un chiodo nel muro senza farsi male alle dita? La risposta è sì. Prendete il pettine e spingete il chiodo tra le punte. In questo modo le vostre dita carnose rimarranno lontane e al sicuro. Una volta iniziato, potete estrarre delicatamente il pettine e finire di piantare il chiodo. Se avete bisogno di una spugna metallica di emergenza per lavare la vostra pentola o padella, usate un pezzo di carta stagnola. Accartocciatelo in una palla, applicate un po' di sapone per piatti e la vostra spugna nuova di zecca è pronta. Ora iniziate a strofinare e preparatevi a rimanere stupiti. Funziona molto bene, vero? A proposito, la carta stagnola non deve essere nuova. Potete riciclare quella che avete già usato per cucinare. L'ultimo consiglio è per i Ecco come puoi proteggere la tua carta di credito da potenziali frodatori. Copri le ultime 4 cifre con un pennarello, oppure con un adesivo che sia facilmente removibile. Hai mai avuto un ospite che non usa i sottobicchieri? Prendi un asciugacapelli e tienilo a qualche centimetro dalla macchia. Impostalo su un calore medio per far evaporare l'acqua. Se rimane un segno sbiadito, mescola in uguale quantità aceto e olio di oliva in una coppetta. Passali sul segno e strofina fino a quando la macchia scompare. Poi asciuga con un panno. Non perdere tempo a strofinare via il bruciato dal fondo della pentola. Invece, riempila d'acqua e aggiungi 3 cucchiai di sale. Lascia a bagno tutta la notte. Il sale dissolve il bruciato e al mattino puoi buttare via l'acqua. In questo modo è più facile sgrassare tutto. Immaginati questo scenario. Sei in vacanza e la tua camicia si è tutta stropicciata nella valigia. Ti serve stasera, ma l'hotel non ha un ferro da stiro. Niente panico. Appendi la camicia in bagno e mentre ti rilassi con una doccia calda, il caldo e l'umidità stireranno la camicia. Non sarà perfetta, ma molto meglio di prima e senza sforzi. Stasera c'è la partita e scopri di aver finito la scorta di batterie del telecomando, ma puoi anche usare una batteria più piccola. Prendi un pezzettino di carta stagnola e piegalo. Poi inseriscilo nel telecomando dalla parte del polo negativo della batteria, quella piatta. Fatto! Adesso puoi accendere la tele. Quando le infradito si crepano e la stringa centrale fuoriesce dal foro, è un segno che le devi cambiare. Ma c'è un modo per estendergli la vita. Reinserisci la stringa nel foro, poi prendi una graffetta e attaccala alla estremità della stringa. La graffetta aiuterà la stringa a rimanere al suo posto. Hai ricevuto un pacco e la fattura è appiccicata alla scatola. Sei riuscito a staccarla, ma come togliere lo scotch senza strappare la carta? Prendi le 2 estremità dello scotch e tirando piano lo scotch si allunga e si separa dalla carta senza strapparla. I sacchetti richiudibili sono perfetti per conservare le cose all'asciutto, ma sarebbe grandioso se fossero più grandi. Prendine 2 e girane uno al contrario. Adesso possono incastrarsi e hanno la dimensione di un sacchetto grande, quanto basta per proteggere la tastiera. Non c'è bisogno di portarsi le chiavi in mano quando vai a correre. Invece puoi metterle in tasca, prendere un elastico, legarlo intorno alla tasca dall'interno della felpa. In questo modo le chiavi non cadranno. La chiave si è rotta nella porta, è bloccata. Perfetto. Chiamare un fabbro potrebbe costare fino a 100 euro. Ma per un'opzione più economica e veloce, prova a usare la colla a caldo. Scalda un'estremità con l'accendino e quando è abbastanza calda da sciogliersi, spingi la colla nella toppa.
Quando si raffredda, si comprime e aggancia la chiave e adesso non rimane che tirarla fuori. Se devi travasare del liquido da una pompa da giardino e vorresti evitare di farlo con la bocca, mettine un'estremità nell'acqua e punta l'altra verso l'alto, tappandola con il pollice. Poi scuotila su e giù. Questo movimento spinge l'acqua in su, un po' alla volta, e quando ha raggiunto l'estremità, abbassa quest'ultima verso la terra e lascia che la forza di gravità faccia il resto. Hai lasciato le chiavi chiuse dentro l'auto. È un vecchio modello con i finestrini non elettrici. Puoi usare una gruccia e provare a forzare la serratura, ma ci metteresti una vita. Oppure optare per del nastro adesivo. Fai una ventina di strisce lunghe circa 60 cm. Attaccale al finestrino, lasciando abbastanza spazio in basso per potervisi aggrappare. Poi chiama un amico. Insieme afferrate le strisce dal fondo e tirate verso il basso. Riuscirete ad abbassare il finestrino abbastanza per aprire la portiera. Mentre avviti delle lunghe viti nel bagno, potrebbe capitarti che il trapano cominci a scaricarsi, lasciandole fuori per metà, prima di abbandonarti del tutto. Prendi un blocco di cera e passalo sulle viti. La cera è un lubrificante e si scioglie quando si scalda. Le viti entreranno più facilmente. Sei in campeggio ma non hai portato niente per accendere il fuoco. Prendi una borsina di plastica che non perda. Riempila di acqua e chiudila stringendola forte con un doppio nodo. Tienila in modo che sia alla luce del sole. La borsa d'acqua funziona come una lente di ingrandimento e accenderà il fuoco, ma ovviamente deve essere una giornata di sole. Non hai il cavatappi o ti si è rotto il tappo a metà? Usando un accendino, riscalda il collo della bottiglia. Il calore fa espandere il vetro e in questo modo il tappo salterà fuori. Sei di nuovo incollato le dita con l'attaccatutto? Prendi del sale e cospargilo sopra le dita incollate. Poi metti le dita sotto l'acqua e strofinale una sull'altra. Questa miscela dissolverà la colla e sarai libero in men che non si dica. Quando vuoi appendere un quadro, a volte è impossibile trovare quel maledetto chiodo. Prendi una forchetta, inserisci la testa in giù nel chiodo in modo che il chiodo si infili tra i denti della forchetta. La forchetta separa il quadro dal muro e in questo modo è più facile far combaciare la fascetta del quadro con il chiodo. Quando il quadro è in equilibrio, puoi togliere la forchetta. Devi mettere un pezzo di torta in un contenitore, ma quando lo estrarrai potrebbe rovinarsi. Metti il coperchio sotto sopra e appoggia la torta sul coperchio. Il coperchio è diventato la base del contenitore, rendendo più agevole l'accesso alla torta, fetta dopo fetta. Si può far fuoriuscire l'acqua più comodamente dai bottiglioni e dalle bottiglie facendole roteare. In questo modo l'acqua girerà come in un vortice. Il vortice permette che l'aria rientri nella bottiglia man mano che l'acqua esce. È molto più veloce dell'alternativa goccia a goccia. C'è un modo più facile e meno caotico di sgusciare le uova sode. Dopo aver fatto bollire le uova, rompi il guscio su entrambi i lati picchiettandoli. Togli il guscio a una delle due estremità. Poi soffiaci dentro. La forza dell'aria spingerà sul guscio espandendolo e l'uovo ne uscirà intatto. Quando le cerniere del portatile si rompono, può costare fino a 300 euro farle riparare. Si può risparmiare comprando una cornice da foto e incollandola sul retro dello schermo. Ti è caduto un minuscolo pezzettino di gioiello sul pavimento, impossibile da ritrovare. Prendi un calzino e piazzalo sull'estremità del tubo dell'aspirapolvere. Dai una bella aspirata nella zona e controlla di tanto in tanto il calzino. Sicuramente lo ritroverai. Hai fatto un buco nel muro, ma è troppo largo. Togli la vite e trova un qualsiasi oggetto che sia leggermente più corto a fine della vite. Un pezzo di plastica, un filo, una clip o anche uno stuzzicadenti fanno al caso tuo. Metti il tuo oggetto nel buco. Devi riempire abbastanza il buco per fare in modo che la vite ci entri e sia salda. Portando fuori l'immondizia, a volte può succedere di versarsi addosso il liquido nauseabondo del fondo del bidone. Un modo intelligente per evitarlo è mettere della carta di giornale sul fondo del sacchetto. Non solo assorbe tutti i liquidi, ma aiuta anche a prevenire i cattivi odori che si formano nel bidone. Le zanzare non piacciono a nessuno e gli anti-zanzare sono carissimi. Un'alternativa economica è prendere una bottiglia di plastica, tagliare via la parte superiore dalla base dell'imbuto. Dopo averla tolta, girala al contrario e inseriscila nella bottiglia. Mescola due tazze di acqua calda con due cucchiai di zucchero. Le zanzare saranno attratte da questa formula e rimarranno imbottigliate. A questo punto puoi anche sederti e rilassarti, senza essere pizzicato. Riesci a crederci? Ci sono due modi diversi per bere il succo dal brick. Il primo è il classico. Il secondo è capovolgere la cannuccia in modo che il lato più corto si trovi sul fondo del brick.
In questo modo è più facile tirare su gli ultimi sorsi di succo, perché la cannuccia riesce a raggiungere ogni punto della confezione. Alcune cannucce hanno un'estremità più affilata dell'altra, appositamente progettata per rompere il sigillo. È per questo che alcuni pensano che il modo più giusto per bere un succo sia quello classico. Rimaniamo in tema cannucce. Sai che c'è un modo giusto di usare la cannuccia nelle lattine? Immagina di aver aperto una lattina di cola. Ci metti dentro la cannuccia, ma devi continuamente tenerla ferma. Vedi questo buco? Sì, gira la linguetta e infila la cannuccia nel foro. Servirà da ferma cannuccia, così non dovrai sistemarla in continuazione. Qual è il modo migliore per mangiare un cupcake? Trasformarlo in un panino. Passaggio 1. Stacca il pirottino che avvolge il cupcake. Passaggio 2. Dividi accuratamente il cupcake in due parti. Passaggio 3. Metti la parte inferiore del cupcake sopra la glassa. Ecco come si mangia un cupcake da veri professionisti. Va bene, spendiamo altre due parole sulle torte. Di solito usiamo coltelli da cucina per tagliarle, ma sapevi che puoi usare il filo interdentale? Prendi una striscia di filo interdentale e posizionala orizzontalmente intorno alla torta. Tieni le estremità ben salde con le mani e tirale nelle direzioni opposte. Ecco, ora hai una torta tagliata in modo uniforme. Puoi usare il filo interdentale anche per tagliare la torta verticalmente. In questo modo è meno probabile che la glassa si rovini. Usi le dita per immergere gli Oreo nel latte? Prova a usare una forchetta. Inseriscila nella crema e immergi nel latte. Beh, prova tu. Io continuo con le dita come ho sempre fatto. Sì, sono un ribelle. Metti il cibo nel microonde. Il piatto è caldo e la parte superiore del cibo è fumante. Inizia a mangiare. Oh no, di nuovo! Il pasto non si è riscaldato in modo uniforme. Se vuoi scaldare il piatto in ogni punto, disponi il cibo a forma di ciambella, lasciando uno spazio vuoto al centro. La parte centrale, infatti, ci mette di più a riscaldarsi. Quando arriva a scaldarsi, poi, i lati potrebbero essere bollenti. A volte dobbiamo riscaldare due piatti insieme. In questo caso puoi provare a mettere la seconda ciotola su una tazza, così avrai spazio libero per l'altra. Soluzioni per piccoli microonde. Meglio fissare la tazza però, altrimenti il tempo che risparmi per riscaldare il cibo lo passi a pulire gli schizzi nel microonde. Per risparmiare spazio in valigia dovresti arrotolare i vestiti anziché piegarli. Non si sgualciscono quando li arrotoli e occupano meno spazio. Va bene, ecco un altro trucchetto per fare le valigie. Dopo aver arrotolato i vestiti, riponili in valigia verticalmente, non orizzontalmente. Così c'entreranno meglio e ci sarà più spazio per le cose essenziali. Bere caffè freddo è un ottimo modo per rinfrescarsi nelle calde giornate estive. Purtroppo però i cubetti di ghiaccio si sciolgono presto e diluiscono troppo il caffè. Per evitare che succeda, puoi fare dei cubetti di ghiaccio di caffè. Così il tuo caffè non si annacquerà. A quanto pare, fare lo shampoo troppo spesso non fa bene ai capelli. Gli esperti sostengono che dovremmo lavare i capelli 2-3 volte a settimana, perché farlo troppo spesso potrebbe renderli più unti. Sai che c'è un modo corretto per mettere il salame sui toast? È tutto un fatto di geometria. Il pane tostato è quadrato, mentre il salame di solito è rotondo. Ovviamente puoi farlo in modo tradizionale, mettendo due fette una accanto all'altra, ma poi i bordi saranno privi di condimento. Tutto quello che devi fare invece è tagliare le fette a metà. Dopodiché allinea i bordi dritti ai lati del pane e avrai 4 fette che ricoprono tutta la fetta. La maggior parte delle persone sbuccia le banane partendo dall'alto, ma in questo modo ne schiacci una parte. Il modo migliore per sbucciare le banane è dal basso. Dai un'occhiata a come fanno le scimmie. Loro l'hanno capito tanto tempo fa. Vuoi avere più spazio nell'armadietto dei prodotti per le pulizie? Allora ecco un consiglio che fa al caso tuo. Puoi appendere i vari flaconi spray su un'asta per indumenti. È comodo. Si trovano sia online che nei negozi. Così terrai in ordine i tuoi spray per le pulizie. Con questo metodo ci sarà anche più spazio per altri prodotti. C'è un modo giusto per tenere in mano un panino. Afferralo con entrambe le mani, poi metti i mignoli accanto al pollice, in basso, per reggerlo meglio. Vuoi cancellare le parole scritte male? Puoi farci una riga sopra, ma nella maggior parte dei casi ancora si legge quello che c'era scritto. Anziché fare scarabocchi, quindi, scrivi delle lettere a caso sulle parole che vuoi cancellare. Problema risolto.
Qual è il modo migliore per tagliare il pane croccante? Capovolgerlo. Di solito, infatti, la parte inferiore è più morbida di quella superiore, ma cerca di non schiacciarlo troppo. Il modo tradizionale per scolare la pasta è mettere lo scolapasta nel lavandino. Dopodiché scoli l'acqua e rimetti la pasta nella pentola. Questo metodo, tuttavia, non è davvero il più efficace. A volte la pasta finisce nei fori dello scolapasta. Ecco un'opzione molto più semplice. Metti lo scolapasta nella pentola e, tenendoli insieme, scola l'acqua. In questo modo non dovrai rovesciare la pasta. Questo trucco funziona meglio se hai uno scolapasta che si adatta alla pentola. Se non vuoi comprare un altro scolapasta, puoi comunque usare questo metodo, ma devi stare attento quando rovesci la pentola. Il tuo congelatore ti rovina gli alimenti? Metti i piatti pronti e la spesa nel congelatore. 2 settimane dopo lo apri e scopri che i cibi si sono bruciati dal freddo. Ci sono 2 motivi per cui ciò accade. Per prima cosa, forse hai il congelatore troppo pieno e il sovraccarico blocca la ventola, quindi l'aria non circola correttamente. Il secondo motivo potrebbe essere una temperatura non adeguata. La temperatura consigliata per i congelatori è di meno 18 gradi centigradi o meno. Qual è il modo migliore per tenere il volante? La maggior parte delle persone lo impugna a ore 12, 2 e 10. Nessuno dei 3 modi è sicuro, anche se avessi 3 braccia. Per chi ha 2 braccia, il modo corretto è mettere una mano alle 3 e l'altra alle 9, ovvero posizionare le mani dove si trovano le giunzioni del volante, nel caso in cui sia necessario lasciare spazio agli airbag. Tenere il volante in modo diverso impedisce agli airbag di gonfiarsi completamente. Il Toblerone è una bella barretta di cioccolato, ma sapevi che esiste una tecnica corretta per rompere i pezzi di questa barretta? Devi solo spingere il triangolo che vuoi staccare verso il resto della barretta. Chi l'avrebbe mai detto? Le Pringles sono un'altra cosa complicata da mangiare, ma deliziosa. Per tirar fuori le patatine dal barattolo, non infilarci tutta la mano. Usa un foglio di carta, piegalo in lunghezza e infilalo nel barattolo. Dopodiché estrailo delicatamente insieme alle Pringles. Ora hai un vassoio di bontà croccante. È molto difficile visitare la più grande cascata del mondo. Il motivo? Si trova nelle profondità oceaniche. Sul fondo dell'oceano sono presenti dei crepacci e delle caverne che si formano quando l'acqua si muove attraverso gli strati di sale sottostanti. Queste correnti sono costituite da acqua con un'alta concentrazione di sale disciolto, una caratteristica che la rende più densa dell'acqua circostante. Per questo tende a depositarsi in questi avvallamenti. Questo tipo di acqua densa forma un'enorme cascata vicino alla Danimarca. Si estende per 3.500 metri, circa 3 volte l'altezza delle ben note Angels Falls in Venezuela. Quindi l'acqua più fredda scivola sull'acqua circostante, meno densa, e cade molto più in basso. Anche la montagna più alta del mondo è sott'acqua, almeno in parte. Nemmeno il Monte Everest reggerebbe il confronto con il Mauna Kea, nonostante dalla sua altezza sembri una dolce collina. Il Mauna Kea non è solo una montagna gigantesca, ma anche un vulcano che si estende per metà sopra il livello del mare e metà sotto. Da cima a fondo si estende per circa 10.211 metri, quasi 1,5 km più dell'Everest. Il Titanic aveva quasi subito una collisione un paio di giorni prima di colpire un iceberg e affondare. Questa informazione è stata ricavata dalle lettere di uno steward della nave a sua moglie. L'uomo menzionò che mentre il Titanic stava lasciando il molo nell'aprile del 1912, quasi si scontrò con la SS City of New York. Riuscirono a evitare l'incidente e ripresero il viaggio che sarebbe poi diventato uno dei più grandi misteri e storie della storia moderna. Un piccolo battello avrebbe potuto salvare migliaia di vite. Wow! La nostra impronta della lingua e quelle digitali sono assolutamente uniche e ci rendono diversi l'uno dall'altro. Nemmeno i gemelli le hanno uguali. In modo simile è possibile identificare i leoni dalla disposizione dei loro baffi. Negli anni 60 gli scienziati hanno scoperto di poter identificare ciascun esemplare dai punti di uscita dei baffi, disposti su file su ogni lato della faccia. Magari avvicinandoti di più. Niam! Una particolare specie di pesce predatore può camminare sulla terraferma. No, non è la sceneggiatura di un film, è più simile a un incubo. Questi animali, chiamati snakehead o cianidi, a volte si spingono sulla terraferma in cerca di cibo. Si sono evoluti in modo da avere le branchie e un organo speciale che gli permette di respirare l'ossigeno localizzato nei loro archi branchiali. Grazie a questo organo possono respirare anche l'aria atmosferica e sopravvivere fuori dall'acqua.
Si appoggiano sulle pinne, muovendosi fino a una distanza di 400 metri. Possono pesare circa 6,4 kg e vivono in diverse località degli Stati Uniti come Florida, California e New England. Come se questa caratteristica non li rendesse già abbastanza spaventosi, sappi che gli snakehead sono nativi dell'Asia e dell'Africa, risultando una specie invasiva in Nord America. Questo significa che non hanno predatori naturali, quindi la loro popolazione può crescere incontrollata. Ti sei mai chiesto cosa ci facciano dei peluche legati ai frontali dei camion? Questi giocattoli hanno la stessa funzione delle figure decorative che adornano le prue delle navi. Tali simboli o mascotte sono un modo per le navi e i camion di rivelare la loro identità al mondo. Potrebbe anche essere un modo per rendere più simpatici i camionisti. Forse la necessità di inviare tali messaggi viene perché le persone associano il conducente di questi enormi mezzi alla potenza e alla grandezza del tir stesso. Fondamentalmente questi giganti su strada sono mostri da evitare. A volte si vedono peluche legati alla parte anteriore dei camion della spazzatura. In questo caso si tratta di giocattoli salvati dalla spazzatura. Possono essere scoloriti e laceri, ma danno comunque calore e personalità al veicolo. Come quell'adesivo che hai sul paraurti della tua auto, è tutta una questione di personalizzazione. Se tu fossi su Marte, nel silenzio del pianeta rosso, riusciresti a goderti il rumore dei venti. I sensori delle sonde su Marte hanno raccolto delle vibrazioni del vento marziano. Il suono è solo un decibel entro la soglia percepibile dall'uomo, ma con un paio di cuffie non ci sarebbero problemi. Quasi 50 anni fa, un uomo francese di nome Michel Lotito ha iniziato una sfida particolare, mangiare un intero aereo Cessna 150. Già in giovane età era riuscito a sviluppare un'insolita resistenza per la digestione di cibi strani. Ehi, dov'era la mamma? In realtà aveva una rara malattia conosciuta come pica, che ti rende affamato di alimenti non nutritivi come giocattoli, erba o in questo caso un aeroplano. Gli ci sono voluti 2 anni per finire questo pasto ricco di metallo e poi è decollato. Ah! Venere è l'unico pianeta del nostro sistema solare che gira in senso antiorario. All'inizio il sistema solare era solo una nuvola vorticosa di gas e polvere. A un certo punto, questo sistema è collassato in un disco rotante e il Sole è rimasto al centro. Per questo motivo, tutti i pianeti si muovono intorno alla stella centrale più o meno sullo stesso piano. Anche i pianeti ruotano nella stessa direzione, osservandoli dall'alto in senso antiorario. Perlomeno è così per la maggior parte. Urano gira su un lato, mentre Venere gira nella direzione opposta. Questo probabilmente a causa di enormi asteroidi che hanno spinto questi due pianeti fuori rotta. La maggior parte del nostro pianeta è coperta d'acqua, mari, oceani, laghi, fiumi. Ma se tutta quell'acqua evaporasse e poi ritornasse sulla Terra sotto forma di una tempesta gigante, il nostro intero pianeta sarebbe coperto da soli 2,5 cm di pioggia. Le cose sarebbero diverse se prendessimo in considerazione l'oro contenuto nel nucleo del nostro pianeta. In questo caso, sulla superficie del pianeta avremmo uno strato di oro alto ben 33 cm. Sì, c'è una riserva d'oro nel nucleo. Si è raccolto laggiù quando la Terra era in fase di formazione. Al momento nessuno ha accesso a quell'incredibile riserva. Potremmo pensare che sia possibile ammirare gli arcobaleni solo di giorno. In realtà possono verificarsi anche di notte. Questo raro fenomeno ottico, chiamato arcobaleno lunare, avviene quando la luce proveniente dalla Luna viene rifratta attraverso le gocce d'acqua nell'aria. Gli arcobaleni lunari sono di solito molto deboli e rari, perché la luna piena più luminosa produce meno luce del Sole. L'inventore del microonde non mirava veramente a creare un dispositivo che oggi è presente in quasi tutte le nostre cucine. In realtà stava testando un radar magnetron, uno strumento simile a un fischietto elettrico che produce onde elettromagnetiche vibranti. In uno degli esperimenti era previsto l'aumento del livello delle onde del magnetron. Alla fine, la barretta di cioccolata che aveva in tasca si era sciolta. Testò di nuovo questo meccanismo, ma usando dei chicchi di mais e un uovo. Si rese conto di aver trovato qualcosa di più utile di ciò che stava cercando di risolvere in origine. La punta dell'albero tropicale più alto del mondo si trova a 100 metri dal suolo e l'intera pianta pesa oltre 81.000 kg, quasi le stesse dimensioni di un jet di linea. Si trova sull'isola del Borneo, in Malesia.
Uno degli scalatori locali è riuscito a raggiungere la cima per stabilire la misurazione ufficiale. Il vento era forte e la scalata è stata decisamente impegnativa, ma la vista dalla cima ha ripagato lo sforzo. Probabilmente il tizio è stato il primo abbracciatore di alberi. Nel Medioevo era possibile trovare delle scarpe lunghe 60 cm. All'epoca andavano di moda le scarpe a punta. In realtà rimasero popolari per diversi secoli, a partire dal XII secolo. La gente riempiva lo spazio oltre le dita dei piedi con lana, muschio, erba o capelli. Un altro modo consisteva nell'inserire un osso di balena per mantenere la loro forma. Ma la moda è in continua evoluzione, così alla fine del XV secolo la gente iniziò a indossare scarpe corte e quadrate, simili alla forma dello zoccolo di una mucca. Beh, una scelta particolare. Ti sei mai chiesto quanto sono forti le formiche? Le formiche tessitrici asiatiche possono trasportare oggetti che sono circa 100 volte il loro peso corporeo. Considerando le loro piccole dimensioni, il trasporto di oggetti pesanti non riguarda tanto la forza muscolare, ma una buona presa. Le formiche hanno dei cuscinetti adesivi autopulenti sulle zampe, che le aiutano a variare la dimensione della zona di contatto sul terreno. In questo modo rimangono in equilibrio con il peso che reggono, anche quando si muovono a testa in giù. La nostra luna ha un proprio fuso orario. Sì, significa che devi cambiare l'ora sul tuo orologio quando sei lì. Nel 1970, l'astronomo capo di uno dei planetari statunitensi ha progettato un orologio per tutti gli astronauti delle missioni spaziali lunari. L'orologio misura il tempo in lunazioni. La lunazione è il periodo che la Luna impiega per ruotare e girare intorno al nostro pianeta. Ogni lunazione dura quasi 30 giorni terrestri. I ricercatori usano un sistema speciale chiamato tempo lunare per la Luna. Figo! Avresti bisogno di una goccia di liquido, una stampante 3D laser all'avanguardia e un paio d'ore di lavoro per realizzare lo spinner più piccolo al mondo. Sarà più piccolo di una ciocca di capelli. Almeno è quello che sono riusciti a realizzare i ricercatori del Lock Ridge National Laboratory. I biscotti Oreo con doppia farcitura non sono davvero doppiamente farciti. Un insegnante di matematica ha pesato 10 Oreo normali, 10 Oreo a farcitura doppia e 10 Oreo mega farciti. A quanto pare gli Oreo con doppia farcitura hanno una farcitura di 1,86. I peperoni cipotle non sono un tipo speciale di peperoni, sono jalapeño. Il jalapeño essiccato e affumicato sarebbe il cipotle. Nella sua forma gassosa, l'ossigeno è incolore e inodore, ma quando è liquido o solido è di un azzurro pallido. Dopo essere state catturate da un buco nero, le stelle vengono distrutte dalle sue enormi forze gravitazionali. Alcune parti dei resti della stella precipitano nel buco nero. Il resto, sotto forma di un enorme getto di plasma, viene espulso con una tale forza da viaggiare a centinaia di anni luce di distanza. Non molto tempo fa, gli scienziati hanno ridisegnato l'albero genealogico dei dinosauri, per la prima volta in 130 anni. Sì, perché due specie di dinosauri dovevano essere raggruppate insieme fin dall'inizio. I carnivori saurischi, come il T-Rex, e gli ornitischi, come lo stegosauro. Un cammello può bere fino a 113 litri d'acqua in poco più di 10 minuti. L'acqua viene immagazzinata nel flusso sanguigno dell'animale. La sua gobba grassa, invece, gli fornisce nutrimento quando non riesce a procacciarselo. Alcuni animali marini, come il salmone o le tartarughe, usano il campo magnetico della terra per orientarsi. I polmoni non servono solo a respirare, ma producono anche le cellule del sangue, responsabili della coagulazione che interrompe il sanguinamento. I polmoni producono più di 10 milioni di queste minuscole cellule all'ora. Solo due lettere non compaiono mai sulla tavola periodica, la J e la Q. Fai girare una palla mentre la fai cadere e volerà in aria. Questo fenomeno è noto come effetto Magnus. Puoi notarlo in diversi sport, ad esempio tennis o baseball. La natida efobia è la paura che in qualsiasi momento da qualche parte nel mondo un'anatra o un'oca possano osservarti. Chi ne soffre non ha necessariamente paura che l'anatra o l'oca si avvicinino troppo o addirittura lo tocchino, semplicemente non amano la sensazione di essere osservati. È stato descritto per la prima volta in un fumetto, per mostrare come chiunque può avere paura di qualsiasi cosa. Tutto può essere una fobia.
Un'anatra solo a guardare ogni mia mossa mi spaventerebbe, altro che, potrei farle qua qua. Le tue caramelle alla frutta preferite potrebbero brillare perché ricoperte di cera di carnauba. Anche molti frutti, soprattutto le mele, hanno un sottile strato di questa cera, che può rendere lucide non solo caramelle e frutta, ma anche la tua macchina. Pesche e nettarine sembrano diverse, ma in realtà sono praticamente lo stesso frutto. Se il gene della morbidezza è dominante, otteniamo le pesche. In caso contrario, otteniamo nettarine lisce. I corvi sono abbastanza bravi a riconoscere i volti delle persone e a quanto pare se li ricordano anche. Potrebbe essere una cosa buona o cattiva, a seconda di come li tratti. Non vorrei mica imbatterti in un corvo che nutre rancore verso di te. Probabilmente non riusciresti a riconoscerlo, quindi meglio andare sul sicuro e trattarli tutti bene. Nella città di Yoro, in America Centrale, si tiene un evento annuale noto come la pioggia di pesci. Non che la gente del posto abbia scelta, eh? Ogni anno, a maggio o giugno, un temporale torrenziale attraversa la città, riversando sulle strade una massa di pesci. Si ritiene che il fenomeno sia causato da trombe d'acqua, che trasportano questi pesci e li fanno cadere lontani dal loro luogo naturale. Consegna gratis di pesce? Sì, grazie! L'acqua può congelare e bollire allo stesso tempo. Questo fenomeno si chiama punto triplo e si verifica quando una sostanza è solida, liquida e gassosa allo stesso tempo. Ma ci sono solo una pressione e una temperatura che possono renderlo possibile. Vediamo la salsa ranch bianca, ma questo perché ci viene aggiunto biossido di titanio per renderla bianca come la crema solare. Anche nelle creme solari viene aggiunto un po' di biossido di titanio, appunto. Idem per i condimenti della Caesar salad e per la salsa blue cheese. La nostra Luna aveva un'atmosfera. Circa 4 miliardi di anni fa vi si sono verificate diverse eruzioni vulcaniche che hanno rilasciato trilioni di tonnellate di gas. Una quantità così ingente che il gas non ha avuto abbastanza tempo per spargersi nello spazio. È così che si è formata l'atmosfera. L'acqua fredda si riscalda più velocemente di quella calda. La velocità di questo processo dipende dalla differenza di temperatura tra il liquido e l'ambiente circostante. Ecco perché l'acqua fredda ha bisogno di meno tempo per assorbire il calore. Ma ciò non significa che bolla più velocemente. La Zelandia è un continente sommerso nell'Oceano Pacifico. Viene descritto come un frammento continentale o microcontinente. La sua area è di quasi 5 milioni di chilometri quadrati, circa la metà degli Stati Uniti. Finì sott'acqua circa 23 milioni di anni fa. La Nuova Zelanda è la parte più grande della Zelandia, sopra il livello del mare. Gli umani sono ancora in evoluzione. Gli scienziati monitorano costantemente diversi milioni di anomalie umane. A quanto pare, alcuni geni dannosi vengono lentamente ma inesorabilmente filtrati dal DNA umano. Le stelle sembrano scintillare a causa della turbolenza nell'atmosfera terrestre. Fa muovere la luce delle stelle in direzioni diverse prima di raggiungere i tuoi occhi. Per questo sembra che la luce stia tremando. L'acqua impiega 1000 anni per completare il suo viaggio continuo intorno al mondo. Questo processo si chiama circolazione termoalina. Il bismuto è un metallo bianco fragile e lucido con una sfumatura rosa. Se lo sciogli e lo lasci raffreddare lentamente, forma cristalli cubici iridescenti. Le caramelle Skittles e M&M's vengono colorate con gli scarafaggi. Il colorante alimentare rosso è fatto di carminio, estratto dalle cocciniglie. Anche i rossetti rossi vengono prodotti così. Le rocce, i metalli e gli altri minerali ed elementi che compongono il pianeta sono stipati nel terreno più saldamente in certi luoghi che in altri. Questo ha conseguenze sorprendenti. La gravità varia leggermente a seconda di dove ti trovi. Lo stesso vale per l'altezza. In cima all'Everest peseresti leggermente meno. Non guardare giù. Uno scienziato ha una teoria secondo cui una sostanza esisteva negli antichi microbi prima che la clorofilla, la sostanza che rende le piante verdi, si evolvesse sulla Terra. Questa sostanza rifletteva la luce solare sotto forma di colori rosso e violetto, che si combinano per creare il viola. Se fosse vero, la Terra, da giovane, potrebbe essere stata brulicante di strane creature di colore viola prima che apparisse tutto il verde.
Le mele sono più buone quando vengono affettate, perché sono esposte all'ossigeno che attiva un enzima chiamato polifenolo ossidasi, responsabile della maturazione e dell'imbrunimento. La stessa cosa accade quando colpisci una mela. Attraverso minuscole fessure vi entra l'ossigeno, facendola maturare. Ti piace il cioccolato bianco? Beh, in realtà non si avvicina nemmeno al vero cioccolato. È una miscela di zucchero, latte, vaniglia e burro di cacao, che comunque non è cioccolato. Dovrebbe contenere liquore o polvere al cioccolato. L'unico prodotto che non scade mai, anche se lo conservi in frigo, è il miele. Ha un pH basso e molto zucchero, ambiente invivibile per organismi che potrebbero causarne il deterioramento. Se due pezzi dello stesso tipo di metallo si toccano nello spazio, si legano e si incastrano. Sulla Terra non succede, perché acqua e aria tengono i pezzi separati. Le persone sono più sincere da stanche. Ecco perché la maggior parte delle confessioni viene fatta durante le conversazioni notturne. I vigili del fuoco di solito spengono le fiamme con dell'acqua bagnata, ovvero acqua miscelata con speciali agenti bagnati. Si tratta di sostanze chimiche che permettono all'acqua di penetrare meglio negli oggetti e di diffondersi ovunque più facilmente. Il Sole è una stella di media grandezza, eppure potrebbe contenere 1.300.000 terre. Questa stella è anche 333.000 volte più pesante del nostro pianeta. Le mail si scrivevano in codice Morse nel 2004, quando un nuovo simbolo, la chiocciola, è stato aggiunto per la prima volta. La chiocciola sarebbe una A e una C senza interruzioni nel mezzo. Decenni fa nessuno avrebbe mai immaginato di tenere in tasca una chiavetta con dentro centinaia di gigabyte. Da allora ne abbiamo fatta di strada e le USB vengono usate tutti i giorni per trasferire dati tra dispositivi. Nel 2000 due grandi aziende svilupparono e misero sul mercato le prime unità flash USB 1.0, poi evolute in USB 2.0, 3.0, tipo C e così via. Le chiavette in sé sono molto resistenti e non si danneggiano facilmente, soprattutto se le si usa con cura. Dal punto di vista del design, le USB sono quasi perfette, così tanto che ci capita sempre di inserirla dal verso sbagliato, ammettiamolo. Eppure ci sono due forellini sull'USB per capire da che verso vada inserita nella porta. Quei forellini servono anche a tenere la chiavetta ben salda nella presa. Una USB si può facilmente proteggere con la crittografia. Significa che nessuno a parte te potrà mai accedere ai dati al suo interno. A qualsiasi malintenzionato i dati appariranno come simboli senza senso, lettere e numeri che non seguono nessuna logica apparente. Il file è accessibile solo se si mette fisicamente mano sulla USB. Ma se si usano certi servizi online di messaging o di email, la crittografia potrebbe non bastare. Certo, la persona dall'altra parte non avrà accesso ai contenuti dei tuoi file, ma il sito host lo avrà e come. Ecco perché esiste la crittografia end-to-end. Significa che qualsiasi informazione in entrata e in uscita viene codificata in simboli illeggibili per chiunque non sia il mittente o il destinatario, incluso quindi il servizio di host. I servizi di cloud hanno avuto moltissimo successo. Ora possiamo salvare tutti i nostri file in un archivio online accessibile da qualsiasi dispositivo. Tutto quello che occorre è una email e una password e boom, ecco fatto. Tutti i tuoi file sono nello stesso archivio. I servizi di cloud non sono certo campati in aria, anzi sono semplici server che ospitano i dati. In pratica normali computer senza il monitor, però. Questi server costano un occhio della testa. Ecco perché i servizi di cloud solitamente sono a pagamento. I server sono situati in centri di raccolta dati sparsi in tutto il mondo e gestiti da aziende terze. È un po' come ottenere un accesso remoto a un computer. I server includono un disco detto master e un altro di backup, più tutta una linea di server collegati, allo scopo di mantenere una buona qualità del servizio. Più il servizio è costoso, più i dati saranno sicuri e protetti. Nel regno dei computer, quando cancelli qualcosa, non lo elimini per sempre. Qualsiasi sia il file che vuoi cancellare, è presente nel tuo hard disk in forma di impulsi elettrici. A seconda del dispositivo, cancellarlo può significare spostarlo nel cestino o eliminarlo. Ma il file non smetterà di esistere. Significa solo che è stato spostato in un diverso archivio, da cui volendo puoi facilmente ripristinarlo. Insomma, se hai paura di aver cancellato un documento importante per sbaglio, non preoccuparti, non è sparito per sempre.
Se però il tuo dispositivo si rompe, i dati non saranno recuperabili. Se hai un dispositivo con Windows 10, probabilmente pensi che ogni volta che lo spegni, il tuo computer o laptop sia davvero completamente spento. Invece no, Windows 10 non si spegne mai davvero, va in uno stato di ibernazione. App e file restano salvati per il prossimo accesso. L'unico modo per spegnerlo davvero è fare reset. Il sistema operativo Windows è noto per la sua estrema facilità di utilizzo, davvero intuitivo, con tutti i comandi ben visibili. Ma per i più smaliziati si può aprire la barra di ricerca e digitare CMD per il prompt dei comandi. Sembrano solo caratteri messi a caso, ma in realtà da lì puoi fare moltissime cose. Se non ti piace lo sfondo nero, puoi sempre cambiare il colore della finestra. Una volta lanciato il prompt dei comandi, clicca col tasto destro sulla barra del titolo e poi su Proprietà. Si aprirà un'altra finestra con l'opzione di modifica dei colori. Puoi scegliere il colore che preferisci per lo sfondo e per il testo e regolare contrasto e luminosità della finestra CMD. Facile facile! Ora vediamo come digitare i comandi. Se vuoi esplorare tutti i driver che hai sul tuo dispositivo Windows 10, digita questa stringa di testo nel prompt dei comandi. Non dimenticare di aggiungere gli spazi. La lista dei server apparirà come per magia sul tuo schermo. Un ottimo modo per identificare potenziali problemi senza doverli cercare manualmente. Puoi anche nascondere delle cartelle specifiche sul tuo PC, digitando questa stringa nel prompt dei comandi e premendo invio. Naturalmente dovrai anche digitare il nome della cartella che vuoi nascondere. Fatto ciò, puff, sparite! Il modo normale di fare la stessa cosa è cliccare su Proprietà nel menu dei comandi della cartella e selezionare la casella Nascondi. Naturalmente anche così è molto facile, ma non è il modo più efficace. Basta scrivere Mostra file e cartelle nascoste e tutto tornerà immediatamente visibile. Il prompt dei comandi non è solo fredda tecnologia, però. Puoi anche giocarci per passare il tempo. Naturalmente non aspettarti qualche gioco super realistico o dal gameplay complicato. Digita questo comando e il testo ti trasporterà subito nel gioco. Questo gioco ti permetterà di creare un personaggio e muoverti in un mondo immaginario. Google Chrome è uno dei web browser più utilizzati al mondo. Anche lì puoi scovare un gioco semplicemente con una stringa di testo. Prima di tutto digita Ctrl-Shift-J per aprire la console. Poi digita Text Adventure nella barra di ricerca. Non spaventarti, hai soltanto aperto una sorta di back-end della pagina. Ora clicca sulla casella che dice Console. Ti accoglierà un testo che ti chiederà se vuoi cimentarti con un gioco. Digli di sì e il gioco avrà subito inizio. Ti daranno dei comandi di base, molto semplici da seguire, e un po' di contesto per iniziare a giocare. Se vuoi qualcosa di un po' meno contemporaneo, c'è sempre il caro vecchio solitario. Non ti preoccupare, non dovrai digitare comandi complicati per giocarci. Tutto quello che devi digitare è la parola solitario nella barra di ricerca, e il gioco è fatto. Adesso puoi divertirti con il più amato gioco di carte direttamente nel tuo browser. Quando il solitario ti avrà stufato, c'è un altro grande classico, Pac-Man. Anche se non sei della generazione che andava in sala giochi, sicuramente conoscerai questo gioco che ha segnato tante infanzie. Apri Google, digita Snake ed è fatta. Se internet non funziona, puoi giocare alla corsa del dinosauro sulla tua finestra Chrome per ingannare l'attesa fino al ritorno della connessione Wi-Fi. Il gioco è molto semplice. Premi invio e poi dovrai semplicemente premere la barra spaziatrice per far saltare gli ostacoli al dinosauro. A un certo punto dovrai evitare gli ostacoli anche in alto. Così potrai divertirti un po' anche senza il Wi-Fi. Puoi mettere in pausa il gioco ogni volta che vuoi, semplicemente premendo il tasto Alt o il tasto F11. Per ricominciare basterà premere un tasto qualsiasi. Windows 11 ha delle caratteristiche nascoste molto interessanti e utili. Ad esempio, puoi regolare il volume di ogni singola app. Basta andare in Impostazioni, Sistema, Suono. Adesso potrai regolare i livelli del volume direttamente dal Master Switch. Il copia e incolla è un'azione talmente essenziale che su Windows 11 trovi una funzione progettata quasi solo per quello. Questa opzione ti consente di salvare ogni tuo testo in un'area designata, alla quale avrai sempre l'accesso. La buona notizia è che questa funzione c'è anche su Windows 10. Clicca il tasto col logo di Windows più il tasto V ed ecco fatto.
Se hai troppe finestre aperte su Windows 11, puoi selezionarne una e agitarle. In questo modo tutte le altre finestre aperte sullo sfondo si ridurranno di dimensioni e non ti distrarranno più durante il lavoro, che resterà piacevole e produttivo. Oh no, sta succedendo adesso! Linda è una stagista presso una clinica odontoiatrica. Sta andando verso la sua macchina con un caffè in mano e la borsa nell'altra. Tira fuori le chiavi, ma le cadono. Mette la borsa sul tettino dell'auto, prende le chiavi, apre la portiera, accende il motore e se ne va. Mentre è in strada, si rende conto che deve aver lasciato la borsa sul tetto. Linda accosta, esce e si guarda indietro. La sua borsa è per terra. Si avvicina, ma un camion investe la borsa e le si rompe tutto. Cosmetici, cellulare, un libro e tutto il resto. Linda raccoglie un tubetto di dentifricio rotto, lo spreme sul palmo della mano. Com'è possibile? Dovrebbe uscire tutto mescolato, eppure in qualche modo le tre strisce colorate non si sono mischiate. Sono parallele le une alle altre con lo stesso spessore. Linda decide di scoprire come funziona. Torna a casa e mette il dentifricio in freezer. Dopo un paio d'ore lo tira fuori e taglia il tubetto a metà. Dentro trova una sostanza congelata con tre colori. Sembra sia stata messa nel tubetto già così come esce, a strisce. Quando si schiaccia il tubetto, il dentifricio esce uniformemente. Ok, ma perché i colori non si mescolano all'interno? Linda scopre che esiste un'intera branca scientifica che studia la deformazione e il flusso di sostanze allo stato liquido, gassoso e solido morbido. Si chiama reologia. Grazie a questa scienza si possono creare la viscosità e la densità necessarie per evitare che il dentifricio si mescoli nel tubetto e si trasformi in schiuma mentre ti lavi i denti. Il dentifricio viene inserito dal retro del tubetto con l'aiuto di una macchina speciale. Le diverse strisce nel tubetto hanno la stessa reologia. Sotto pressioni irregolari mantengono lo stesso spessore e flusso. Quando sono a riposo nel tubetto, queste strisce hanno una forma più voluminosa, ma quando lo schiacciamo diventano più sottili. Escono alla stessa velocità e consistenza, indipendentemente dalla forza con cui premiamo. Il dentifricio riacquista spessore dopo essere stato premuto. È come un marshmallow che riprende la sua forma dopo averlo schiacciato. Alcune aziende odontoiatriche forniscono al loro prodotto un piccolo cilindro collegato all'ugello all'interno del tubo. Riempiono la confezione di pasta bianca e mettono una piccola quantità di due gel colorati sui lati del cilindro. Nello spremere il dentifricio, questo passa attraverso entrambi i lati del cilindro e spinge il gel colorato fuori dal contenitore. Quindi, tutto passa attraverso l'ugello sotto forma di tre strisce. Ci sono molti modelli diversi di dentifricio. Possono esserci tre strisce o solo un colore. Ma bianco, rosso e blu è quello più comune. La striscia bianca sbianca i denti e rimuove lo sporco. Questa è una funzione essenziale del dentifricio. Quindi il bianco abbonda. La striscia blu rende l'alito fresco e protegge dai germi, mentre il rosso protegge e rinforza le tue gengive. Questa non è una regola rigida e le aziende possono modificare le funzioni delle strisce come meglio credono. Linda è un po' stordita da tutte queste informazioni, ma sembra capire tutto. Spreme il dentifricio sullo spazzolino e pensa: perché lo spazzolino ha proprio questa lunghezza e perché il dentifricio deve coprirlo completamente? Le setole hanno varie forme e la loro dimensione è pensata apposta per il comfort nella pulizia. Ed ecco un piccolo segreto sulla quantità di dentifricio. Non serve coprire tutte le setole. Basta una piccola quantità, grande quanto un pisello. Certo, chi lo produce ha tutto l'interesse di farti finire presto il dentifricio per comprarne uno nuovo quanto prima. Linda si lava i denti e pensa quanto sia fortunata a vivere nel XXI secolo. Dentifricio, dentisti, dentiere, tanti modi diversi per curare e prendersi cura dei denti. Puoi immaginare quanto fosse difficile in passato preoccuparsi dell'igiene dentale prima che venissero inventate tutte queste cose? Allora avevano tutti i problemi ai denti? Beh, in realtà no. Persino gli uomini delle caverne avevano denti migliori di quelli che abbiamo adesso, sai?
Gli archeologi hanno trovato delle prove a proposito. Molti teschi antichi hanno una fila perfetta di denti senza carie. Ci crederesti? Perché no, Linda non ci crede. Guarda il suo spazzolino da denti elettronico e... quelle antiche civiltà devono avere avuto delle tecnologie segrete di cui non siamo a conoscenza. Eppure, non è così. Per capire come sono riusciti a mantenere i loro denti così sani, devi capire come sono fatti i denti. In un dente troviamo la dentina, sostanza flessibile ma resistente. La parte esterna è ricoperta dal materiale più solido del corpo umano, lo smalto, costituito da calcio. Lo smalto copre ogni dente e non è solo un forte scudo. È costituito da centinaia di migliaia di fibre sottili chiamate prismi. Un prisma è fragile, ma un fascio di 1.000.000 può essere duro come un diamante. I prismi sono strettamente attorcigliati tra di loro come una corda e formano una struttura dentale impeccabile. Ecco perché i denti sono uno strumento perfetto per la sopravvivenza. Immagina un uomo delle caverne mangiare carne e verdure, ovviamente diversi dalla bistecca e dalle insalate che mangiamo noi al ristorante. Nell'antichità il cibo era piuttosto denso e solido. Per masticarlo bisognava avere mascelle e denti molto forti. Ogni pasto era un vero allenamento. Durante la masticazione le fibre della carne e delle verdure pulivano i denti dallo sporco e dalla placca dentale. Le persone avevano gengive forti e non conoscevano carie. I loro denti erano praticamente invulnerabili. Molti anni dopo abbiamo cominciato a utilizzare questo eccellente strumento di sopravvivenza per masticare focacce morbide, hamburger, patè teneri e omelette. I denti quindi non hanno più ricevuto il carico per cui erano fatti e si sono indeboliti. L'umanità si trova di fronte a un tipo di alimentazione mai esistita in tutta la storia del pianeta. È passato troppo poco dal momento in cui masticavamo mammut a quello in cui abbiamo cominciato a ordinare polpette tenere al ristorante. In parole povere, la morbidezza ha vinto contro il materiale più resistente del corpo umano. Quindi i denti si sono indeboliti e in più è sorto un altro problema, lo zucchero. Le carie sono apparse quando è stato portato per la prima volta in Europa. Questa prelibatezza divenne immediatamente popolare, veniva aggiunta ai cibi e mangiata a cubetti come caramelle. Lo zucchero era considerato prestigioso e costoso. Naturalmente nessuno sapeva che avrebbe causato delle carie. Quando è apparso questo problema, abbiamo cominciato a lavorare anche alle tecnologie dentali. Nella bocca poi ci sono molti batteri, la maggior parte fondamentali per digerire il cibo, eliminare i microbi cattivi e pulire i denti dalla placca. Ma ci sono anche germi nocivi che distruggono la struttura dei denti e fanno venire grosse carie. In passato, quando il cibo era più naturale, questi microbi non erano pericolosi per i denti forti. Oggi mangiamo cibi ricchi di carboidrati, aromi, vari additivi e zucchero. Aiutiamo i batteri nocivi a moltiplicarsi rendendoli più forti. Anche il nostro stile di vita influisce sulla salute dei denti. In passato dovevamo procurarci il cibo nei campi, nelle foreste e nelle montagne. Si aveva uno stile di vita attivo, si bruciavano moltissime calorie. Ormai non funziona più così. Allenarsi in palestra è molto più facile che cercare di catturare un mammut. La mancanza di attività fa aumentare le calorie. Calorie e germi extra creano problemi allo stomaco. Gas e acidi entrano dall'intestino alla cavità orale e distruggono i denti. Ora guarda questi animali. Gatti, leoni, orsi, tigri, mucche e altri animali con i denti mangiano ancora come milioni di anni fa. Ed è per questo che non hanno quasi mai problemi ai denti. Molte più tribù di indigeni che vivono al di fuori della civiltà hanno dei denti perfetti. Linda si rende conto che tutto questo è vero. E che dovremmo fare allora? Spostarci su un'isola deserta e mangiare banane? No, non è così grave. Basta mangiare meno zucchero, lavare bene i denti con spazzolino e filo interdentale 2 volte al giorno, andare regolarmente dal dentista e tutto andrà più che bene. Forse non ci hai mai fatto caso. Il foro nella parte superiore del lavello ha molteplici funzioni nascoste. Innanzitutto, nel caso in cui qualcuno si dimentichi di chiudere il rubinetto, l'acqua non traboccherà e il bagno rimarrà asciutto. In secondo luogo, grazie a quel foro l'acqua defluisce più velocemente, perché permette all'aria di fluire nel senso opposto, aiutando l'acqua a scendere.
I due fori presenti sui lati di qualsiasi modello di Converse non servono solo a far uscire i miasmi dei tuoi piedi. La traspirabilità è importante per qualsiasi atleta e non. Il secondo motivo è che quei fori servono per passare i lacci, permettendo agli atleti una presa migliore. Le ciambelle hanno un buco al centro che, incredibilmente, non è la Audi Donut. Non serve nemmeno a migliorare la presa sul dolciume, anche se a volte può risultare comodo. Le ciambelle sono fatte in questo modo per facilitarne la cottura. In questo modo sia l'interno che l'esterno si cuociono in modo uniforme. Le carote baby sono piccole e, a differenza delle carote normali, umide. Le baby carote non sono una particolare specie di carote, ma sono delle normali carote, spesso difettate, che vengono tagliate e poi lucidate per farle apparire più belle. Il problema è che non riescono a trattenere l'umidità. Una carota normale trattiene l'acqua all'interno grazie agli strati che la proteggono. Una volta tagliate, le baby carote si seccano più facilmente. Per questo motivo, di solito vengono vendute in sacchetti con un po' d'acqua all'interno. I negozi di giocattoli sono pieni di peluche Beanie Babies. Un dettaglio ancora più iconico dei loro enormi occhi è la targhetta con la scritta TAI. Si tratta di una piccola azienda produttrice apparentemente sconosciuta ai più. I Beanie Babies sono apparsi nel 1993 e sono diventati popolarissimi. TAI è il nome dell'azienda, ma non è un'abbreviazione. È il vero nome del fondatore dell'azienda, H. TAI Warner. La maggior parte delle cerniere metalliche ha nascosto al suo interno un mini lucchetto che previene situazioni imbarazzanti come un pantalone slacciato. Oh cavolo! Non dimenticare la linguetta della cerniera in posizione verticale. Tirandola verso il basso si blocca automaticamente. Tutto merito di quelle minuscole scanalature nascoste sotto la linguetta. Quasi tutti i bagni pubblici hanno un grande spazio tra il pavimento e la porta. Il motivo di una simile assenza di privacy è quello di ridurre al minimo il livello di privacy e di comfort, in modo che le persone rimangano all'interno il minor tempo possibile, evitando il formarsi di code. È anche più facile da pulire e più sicuro in caso di emergenza. I poggiatesta non servono solamente a migliorare il comfort. Quelli rimovibili, infatti, possono essere usati anche in caso di emergenza. Estraendoli dai sedili, infatti, sarà possibile usare le due barre per rompere i finestrini nel caso si rimanesse intrappolati all'interno del veicolo. Molte tazze da tè e tazzine per il caffè hanno delle piccole scanalature sul fondo. Sono state create per i lavaggi in lavastoviglie. Queste scanalature permettono all'acqua di fluire e di non stagnare, rischiando di finire sui piedi del malcapitato di turno quando si estrae la tazza. Inoltre le scanalature permettono all'aria di passare, in modo che la tazza non si rompa anche se il tè è bollente. Quasi tutti i metri a nastro hanno una sezione metallica con una piccola fessura all'estremità. Con questa fessura si può appendere il nastro a un chiodo o a una vite per effettuare le misurazioni senza l'aiuto di nessuno. A volte questa sezione ha una seghettatura sul bordo. È utile quando si vuole lasciare un segno senza usare la matita. Le maniglie delle porte sono solitamente realizzate in ottone, bronzo e altre leghe di rame per un motivo ben preciso. Queste leghe hanno un effetto antibatterico e impediscono ai microbi di diffondersi. Nel giro di un paio d'ore riescono a uccidere tutti i germi presenti. Continua comunque a lavarti le mani. I carrelli della spesa hanno quei ganci per una ragione. Non vorrai mica mettere la tua giacca nel carrello accanto alle patate e alle cipolle. Appendila a uno di quei ganci. Questo piccolo oggetto ti aiuta a organizzare meglio lo spazio nel carrello. I carrelli hanno inoltre una griglia molto pratica. Quando il carrello è pieno, basta sollevare la griglia e agganciare il cestino per gli altri acquisti, inserendolo tra la barra orizzontale sopra le ruote e i ganci della griglia. Anche quella punta sul lato esterno del tappo di una pomata non è lì per caso. La maggior parte dei tubetti ha normalmente un sigillo di alluminio, che è meglio evitare di rimuovere con le dita, a meno che tu non sia pronto a dire addio alle tue unghie. Quella punta apre facilmente anche il tubetto più sicuro. Il gel di silice che troviamo spesso all'interno di oggetti in vendita, come borse, scarpe e molto altro, può essere molto utile, non buttarlo via. Serve ad assorbire l'umidità in eccesso, quindi ogni volta che le tue scarpe saranno umide, butta dentro una bustina di gel di silice. Un tempo l'umanità era costretta a convivere con i topi che, tra le tante particolarità, si divertivano a rosicchiare tutto quello che incontravano sulla loro strada, anche i fogli di carta. Per ovviare a tutto ciò sono stati creati dei margini per impedire ai topi di rosicchiare la parte con il testo. La griglia nera sul microonde non è solo una decorazione, si chiama scudo di Faraday e impedisce ai raggi di uscire dal microonde. Inoltre accelera il riscaldamento in modo da poter gustare più velocemente gli avanzi di ieri. È in grado di schermare i segnali telefonici, quindi se sei stanco delle numerose chiamate metti il telefono nel microonde, ma non accenderlo.
Tutti i contenitori di Tic Tac sono progettati per erogare una caramella a ogni apertura. Il coperchio ha la stessa forma della caramella. Capovolgendo il contenitore, scuotendo delicatamente e aprendolo lentamente, noterai una sola caramella incastrata tra le scanalature del coperchio. Quindi se apri il contenitore e lo scuoti finché non ti cadono in bocca 5 o anche più caramelle, significa che per tutto questo tempo hai seguito la procedura sbagliata. Quei piccoli fori nei finestrini degli aerei sono progettati per controllare la pressione della cabina. Inoltre evitano che i finestrini si appannino al variare delle temperature. Tra l'altro il finestrino dell'aereo è rotondo per un motivo. In questo modo la pressione viene distribuita in modo uniforme, evitando deformazioni. Le setole blu di uno spazzolino da denti indicano che è arrivato il momento di cambiarlo. Quando le setole entrano a contatto con l'acqua, il pigmento blu o qualsiasi altro pigmento perde brillantezza. Più lo si usa, più il colore diventa opaco. Il triplo manico di una tanica di benzina serve a facilitare il trasporto da parte di due persone e a distribuire uniformemente il carburante. Queste taniche hanno spesso un secondo foro che deve essere aperto prima di versare il contenuto. Il passaggio dell'aria impedisce che il carburante fuoriesca, consentendoti di usare tutto il contenuto, senza sprechi. I jeans sono apparsi per la prima volta nel 1873. Furono inventati da Jacob Davis e Levi Strauss. Davis era un sarto che produceva coperture e tende, mentre Strauss era un uomo d'affari che, tra le altre cose, vendeva tessuti. I primi jeans furono realizzati da Davis con il denim, il tessuto acquistato da Levi Strauss & Co. Insieme brevettarono il design. Il blu era il colore standard per il denim, che veniva tinto con un colorante indaco. Il colore blu è una tradizione che viene seguita ancora oggi per replicare l'aspetto originale di un paio di jeans. Una particolarità di questo capo sono i rivetti di metallo presenti fin dall'inizio. Jacob Davis, l'uomo che realizzò il primo paio di jeans, aggiunse dei rivetti di rame nei punti in cui i pantaloni si strappavano più facilmente, tasche e taschini, per renderli più resistenti. Oggi hanno più che altro uno scopo decorativo, poiché sono un segno distintivo e tradizionale dei jeans. Un'altra particolarità dei jeans sono quelle piccole tasche che apparentemente non servono a nulla. Probabilmente oggi è vero, ma anni fa, quando molti cowboy indossavano i jeans, quel piccolo comparto sopra la tasca principale era usato per contenere un orologio da taschino. Inoltre, all'epoca, un paio di jeans aveva solo 4 tasche. Quella minuscola, la tasca dell'orologio, 2 grandi tasche sul davanti e una sola tasca sul retro. Molte cerniere hanno incise le lettere YKK. Si tratta di un'abbreviazione del nome dell'azienda che può essere tradotta come Yoshida Manufacturing Shareholding Company. Questa azienda giapponese è il più grande produttore di cerniere al mondo e appone le proprie iniziali su tutte le cerniere che produce. Si tratta di circa la metà di tutte le cerniere del mondo. Ecco perché le loro cerniere si vedono più delle altre. Forse avrai notato che le palline da golf hanno delle fossette lungo tutta la superficie. La loro presenza non è casuale. In origine i golfisti giocavano con delle palline lisce. Con il passare del tempo la pallina si danneggiava e comparivano dei buchi. Con grande sorpresa però si era osservato che queste palline arrivavano più lontano. Erano più aerodinamiche. Le fossette permettono all'aria di scorrere più agevolmente intorno alla palla, portandola più lontano. Da quel momento in poi le palline sono state dotate di fossette, consentendo loro di percorrere distanze maggiori.